Bene, direi che possiamo cominciare. Allora, innanzitutto, grazie di essere venuti qui e mi presento. Io sono il professor Cristian Agrillo e insieme al professor Simone Cutini, Antonino Vallesi, Paola Pizzo, Ettore Ambrosini e Mauro Zordan abbiamo organizzato questo evento all'interno della settimana internazionale del cervello. Per chi non lo sapesse, la settimana internazionale del cervello è proprio un evento a livello internazionale in cui i ricercatori di diverse parti del mondo raccontano ad un vasto pubblico, quindi anche un pubblico di non esperti nel settore, i risultati principali delle neuroscienze. Possono essere lavori condotti dal gruppo di ricerca a cui fanno riferimento questi relatori, oppure delle tematiche di tendenza che vengono riassunti, appunto, eh, ad un pubblico piuttosto vasto. In questo caso. Come potete vedere abbiamo in sinergia e più dipartimenti, abbiamo il Dipartimento di Psicologia Generale, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Scienze Biomediche, quello di Neuroscienze e quello di Biologia. Questo anche rimarca come in diversi settori, con un taglio diverso, l'Università di Padova è al centro dello studio delle neuroscienze. E quello che speriamo di fare in questi due incontri, come da tradizione, è mostrarvi a grandi linee quello che viene condotto in alcuni dei laboratori patadini, sempre nell'ambito del cervello, ma con un taglio e una prospettiva differente. Io non mi dilungo oltre, anzi, lascio subito la parola alla professoressa Francesca Pazzaglia, che è la direttrice del Dipartimento di Psicologia Generale, che di fatto aprirà l'incontro. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, è proprio veramente un piacere per me essere qui oggi, introdurre questa bellissima iniziativa che ormai appunto arriva alla tredicesima edizione, che significa che appunto il tutto è iniziato nel 2009 per iniziativa di uno, di un solo dipartimento e poi negli anni si è via via arricchita come, e come avete sentito adesso coinvolge il lavoro, la collaborazione di ben cinque dipartimenti. Direi che questa iniziativa ha al suo interno una serie di valori positivi che io riassumerei in una serie di parole chiave. Cioè intanto, come ho già sottolineato, la collaborazione e quindi anche l'interdisciplinarietà in un ambito di studi come questo, dove appunto si va dallo studio delle cellule fino a quello del connetoma, fino ai processi cognitivi. La, la collaborazione e l'interdisciplinarietà eh, diventano veramente fondamentali. Qui vedremo nella giornata di oggi che eh, relazioneranno giovani di, di dipartimenti diversi eh, su anche aspetti molto differenti dell'analisi dell e eh, di quello che è il funzionamento del cervello. Si parte eh, da, dalle singole cellule per arrivare ai processi cognitivi del linguaggio. C'è anche questo a fine, eh, a fine pomeriggio, una, una relazione appunto sul. Modo di percepire eh, di animali, in questo caso dei topi, e quindi le assimetrie del cervello, quindi insomma moltissimi temi e tutti quanti concorrono a comprendere meglio questo organo, direi sicuramente meraviglioso e il grande pubblico. Eh, proprio per questo ha spesso un grande interesse per, per gli studi sul cervello e per le neuroscienze. Eh, molto spesso quando ci sono degli articoli divulgativi eh, su così, riviste, eccetera, sono eh, spesso proprio con questo taglio: il taglio delle neuroscienze. Perché? Perché è affascinante. Eh, le neuroscienze negli anni, cioè negli ultimi anni, hanno avuto un grandissimo sviluppo. E, e negli anni si sono anche molto modificate, si sono molto arricchite perché dall'iniziale studio, che era essenzialmente su pazienti, eh, grazie appunto alle nuove tecnologie, si è potuto veramente studiare i meccanismi eh, del cervello, del cervello sano, eh, del cervello mentre sta eh, così, sta producendo qualcosa, quindi eh, sta funzionando. E questo per, permesso di capire moltissimo ad esempio di capire che sì è vero che ci sono delle specializzazioni ma che è importante studiare il cervello proprio nel suo insieme nelle varie connessioni eh, si è anche capito ma questa è una sfida ancora aperta di quanto, quanto il cervello contribuisca alla nostra vita quotidiana quindi i nostri comportamenti, le azioni, i pensieri, le memorie, ma tutto questo poi contribuisce anche alla rappresentazione di sé, eh, contribuisce al senso proprio di quello che noi siamo. Alla, alla consapevolezza, alla coscienza, e in questo, in questo modo, proprio gli studi delle neuroscienze si interfacciano con altre discipline, quali ad esempio la, la filosofia, le scienze cognitive, appunto la psicologia nel, nello studio, diciamo, della mente, e, e tutto questo è estremamente arricchente e ci aiuta sempre più di capire a capire sempre più appunto l'essere umano nel suo complesso. Perché questa è un'iniziativa importante? È un'iniziativa importante intanto perché presenta un'ottima ricerca, talvolta anche una ricerca di base, però la presenta al pubblico più ampio e, e questo diventa sempre più fondamentale, cioè non basta fare dell'ottima ricerca nei nostri laboratori, ma è importante che i contenuti di questa ricerca, ma anche le applicazioni fondamentali della nostra ricerca, vengano fatte conoscere eh, in generale al pubblico, a tutte le persone interessate, in modo anche da dare un, un valore maggiore proprio nel largo pubblico a quello che è l'importanza dei nostri studi. Che talvolta non solo dico la ricerca in quest'ambito, ma in generale magari non vengono riconosciuti eh, non solo nella valenza scientifica, ma anche nell'importanza pratica. Poi, perché è importante questa iniziativa? Perché porta in sé tutta una serie di valori positivi. Intanto, appunto, quello dell'impegno dell profuso per portare avanti qualcosa, cioè 13 edizioni vuol dire che per. Tutti questi anni c'è stato sempre qualcuno che ha avuto la motivazione e che ha appunto eh, lavorato proprio per, eh, così, per, per portare a termine tutto questo, eh, per progettare e attuare tutto questo. E non è banale, non è banale in, in un mondo in cui spesso ci sono così delle iniziative estemporanee che poi non hanno seguito. Qui proprio. Alla base di questo si dimostra che c'è un impegno e qualcosa in cui si crede. Poi l'altro aspetto fondamentale, dicevo prima, è proprio quello della collaborazione e della interdisciplinarietà. Interdisciplinarietà vuol dire che discipline diverse veramente dialogano e utilizzano insieme degli strumenti, delle conoscenze per arrivare a aumentare il nostro sapere. Non so quanto al momento siamo interdisciplinari o semplicemente multidisciplinari, cioè stiamo esaminando lo, lo stesso oggetto da punti di vista diversi. L'ideale sarebbe veramente riuscire a mettere insieme competenze che in apparenza a volte fanno anche difficoltà a dialogare per arrivare ad una maggiore conoscenza. L'altro aspetto che secondo me è rilevante è quello che lo vedremo oggi, cioè i nostri relatori, le nostre relatrici sono eh, tutti giovani studiose e studiosi. E anche questo è, è fondamentale, cioè i giovani quelli che noi formiamo, che formiamo ad esempio nei nostri dottorati, quelli che lavorano nei nostri laboratori, sono veramente il futuro di, questa, di questo Ateneo, un Ateneo che ha, lo sappiamo, una storia di 800 anni alle spalle, che però si proietta in un futuro che talvolta è anche difficile da immaginare. Ecco, i giovani con la loro bravura, con il loro impegno, con, ehm, con questo riuscire a, a portare a termine, a fare le cose anche in un contesto che può sembrare molto precario, ecco, i giovani sono veramente la, il nostro futuro e la nostra speranza. Ecco, quindi e poi l'altro aspetto è quello dell'arricchimento, cioè cinque eh, dipartimenti più un centro di ricerca che collaborano nel, nel fare questo da un'idea che c'è proprio voglia di fare le cose insieme e abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di questo, quindi abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di collaborazioni, abbiamo bisogno di interdisciplinarietà e, e così queste due giornate sono proprio, portano avanti tutti questi valori. Quindi è eh, veramente con, di nuovo con, con grande piacere che, prima di tutto, ringrazio gli organizzatori per il loro sforzo e per l'impegno che, che, che hanno messo in questi giorni di preparazione. E ringrazio l'Ateneo che ci ospita in questa bellissima sala eh, nel contesto del Bo, che è sempre affascinante. Ringrazio tutti quelli che oggi interverranno eh, a presentare le loro ricerche. E, tutti voi qui presenti, che siete qui per ascoltare, anche quelli che ci seguono così da remoto, e auguro a tutti un bellissimo pomeriggio. Grazie. Bene, Io inizio i lavori. Lascio la parola alla dottoressa Anna Masato che terrà un talk dal titolo Quando il disordine accorcia la vita ai neuroni, il caso di alfa-sinucleina nella malattia di Parkinson. Benissimo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Eh, innanzitutto vorrei ringraziare a mia volta gli organizzatori di questo evento per avermi dato la possibilità di raccontarvi oggi quello che studiamo in laboratorio, che nello specifico eh, si focalizza sullo studio delle malattie neurodegenerative e in particolare la malattia di Parkinson. Allora, prima di, in, di entrare nel vivo della mia presentazione vorrei introdurre un paio di, eh, di concetti molto generali che però ci aiuteranno a seguire tutto il percorso. Allora, il nostro cervello è un organo molto complesso che, come sapete, riceve tantissime informazioni dall'ambiente esterno, le rielabora per poi eh, diciamo, dare delle indicazioni al nostro corpo su come reagire a questi stimoli esterni. E questo è possibile grazie a una rete molto complessa di connessioni che sono appunto all'interno del nostro cervello, mediate da un intreccio di cellule che eh, vengono chiamate neuroni. E si stima che nel cervello umano ci siano quasi 100 miliardi di neuroni, ognuno dei quali è in grado di comunicare con migliaia di altre cellule nell'ambiente circostante. Allora, come avviene questo? Allora, come forse saprete, questi neuroni sono delle cellule che hanno dei processi molto lunghi attraverso il quale viene propagata l'informazione, che è un segnale elettrico, e nel punto di contatto con il neurone vicino questo impulso elettrico viene tradotto nel rilascio di molecole che vengono poi captate dal neurone vicino per continuare la trasmissione di questa informazione. Ora magari i, i miei colleghi nelle prossime presentazioni vi, eh, vi racconteranno un po' meglio, entreranno un po' più nel dettaglio sul, eh, sui neuroni. Eh, quello che eh, tengo a sottolineare è una particolarità di queste cellule, ovvero che non sono in grado di riprodursi. Quindi noi nasciamo con un certo numero di neuroni che si sviluppa nel corso delle prime fasi della nostra vita e poi tendenzialmente rimane eh, questo numero nel corso di, di tutta la nostra vita. Quindi è fondamentale eh, mantenere i neuroni in uno stato di salute e di equilibrio. E un concetto che eh, appunto viene spesso usato in fisiologia è quello dell'omeostasi, ovvero la capacità degli esseri viventi di mantenere in costante equilibrio l'ambiente eh, interno attraverso eh, efficaci sistemi di regolazione per poter rispondere eh, prontamente agli stimoli esterni. Questo concetto di equilibrio di omeostasi mh, si può applicare su diverse scale, quindi non solo nell'organismo o nell'organo o alle cellule, ma anche ai componenti stessi delle cellule. E come in questo caso mi riferisco alle proteine, che sono appunto delle molecole che costituiscono eh, le cellule. Quindi anche le proteine vengono sintetizzate quando è necessario all'interno delle cellule e se poi assumono una particolare conformazione, che viene definito stato funzionale, quando poi anche le proteine cominciano ad invecchiare o succede qualche malfunzionamento, esse vengono degradate e vengono, i loro componenti vengono riciclati. Quindi anche questo processo è oggetto di una fine regolazione per mantenere questo equilibrio. Ed è talmente importante, soprattutto per i neuroni, che il 10% del nostro genoma codifica per geni coinvolti nel controllo qualità delle proteine. Tuttavia può succedere che vi siano degli stimoli esterni, dei fattori di stress che vanno ad alterare un po' questo equilibrio e alle proteine funzionali eh, le proteine funzionali vengono spodestate da proteine disordinate che a volte possono assumere delle conformazioni che sono un po' mh, anomale e che vengono in alcuni casi definiti aggregati proteici. E per esempio L'invecchiamento è proprio uno di questi fattori di stress che possono minare l'equilibrio delle proteine, soprattutto appunto nei, nei nostri neuroni. E questo è quello che succede in molte malattie neurodegenerative, come per esempio la malattia di Alzheimer, la cora di Huntington, la sclerosi laterale miotrofica, e poi nella malattia di Parkinson in cui eh, dall'analisi di campioni autoptici di pazienti è possibile rilevare la presenza di questi aggregati proteici di proteine malfunzionanti, malformate. Quindi arrivo oggi a raccontarvi appunto nel particolare della malattia di Parkinson come esempio di, eh, di malattie neurodegenerative. Allora, la malattia di Parkinson è relativamente famosa eh, perché è la seconda malattia neurodegenerativa più frequente, quindi seconda solo all'Alzheimer. Ed è stata descritta per la prima volta, 200 anni fa, da un medico inglese, James Parkinson, eh, che appunto ha descritto sei casi di pazienti affetti dalla cosiddetta paralisi agitante che può sembrare un po' nosimero, ma in verità riassume molto bene i, i sintomi principali di questi pazienti. Allora, accanto magari al, a quello più famoso, diciamo che è il tremore a riposo della mano, in realtà poi i pazienti di Parkinson eh, presentano instabilità posturale, rigidità del corpo e fatica nell'iniziare dei nuovi movimenti, come il parlare o il camminare. E appunto è una malattia molto frequente, tanto che si stimano che 10 milioni di persone siano affette da questa malattia in tutto il mondo. In Italia la stima si aggira attorno ai 230.000 casi e l'età media di insorgenza è attorno ai 60-65 anni. Ma perché, da, cosa, da dove hanno origine questi sintomi motori? Allora, l'origine... È all'interno del nostro cervello, da cui, dove parte il processo di neurodegenerazione in questa zona che è definita sostanza nigra pars compacta o sostanza nera, dove ci sono dei neuroni molto particolari che mandano l'informazione, il messaggio, quell'impulso elettrico che vi dicevo prima al corpo striato, che è diciamo, una zona del cervello deputata al controllo del movimento volontario. Quello che succede nei pazienti affetti da malattia di Parkinson è che eh, al momento della diagnosi, quindi quando già si presentano i sintomi motori, già il 30% dei neuroni che risiedono in questa zona del cervello sono morti e quindi avviene meno la, il controllo appunto del movimento. In realtà il quadro clinico di questa patologia è molto più complesso perché accanto ai sintomi motori ne emergono molti altri sia nelle fasi prodromiche, quindi nelle fasi iniziali della malattia, prima che eh, insorgano i sintomi motori, e poi anche nelle fasi più avanzate. Vi cito solamente, per esempio, la, il, il disturbi nel sonno, quindi insonnia, costipazione a livello del sistema gastrointestinale questo eccesso di sudorazione e poi nelle fasi più avanzate anche difficoltà a parlare, a deglutire e in alcuni casi si sviluppa anche la demenza. Una cosa purtroppo da, da, da menzionare è che in realtà non ci sono ad oggi cure definitive per la malattia di Parkinson, ma solo approcci terapeutici che vanno ad alleviare i sintomi. Quindi principalmente si cerca di eh, cercare di... Controbilanciare un po' l'apporto di dopamina allo striato per poter mantenere un minimo di capacità motorie, ma nel lungo periodo queste cure non, non sono efficaci. Quindi è fondamentale continuare a, a fare ricerca nell'ambito della malattia di Parkinson. Ora, guardando alle cause di questa malattia, ci sono alcune forme genetiche che però rispondono solo al 10% dei casi, quindi molto pochi e eh, sono stati identificati moltissimi geni che possono essere causali, quindi geni che sono magari molto rari ma che danno causa causalità alla malattia, oppure varianti che sono molto frequenti ma hanno un rischio inferiore di poi sviluppare la, la malattia. Allo stesso tempo c'è un 90% di casi che sono definiti idiopatici, ovvero non è chiara la causa dell'origine della, della patologia e accanto all'età alcuni fattori contribuenti sono l'aver la, subito dei traumi cerebrali oppure molto spesso fattori ambientali, quindi esposizioni per esempio a, a cosiddette neurotossine, che sono sostanze chimiche per esempio presenti in certi pesticidi, in certe sostanze utilizzate anche in, in alcuni ambienti di lavoro. Quindi, un, un approccio che viene molto usato non solo nella malattia di Parkinson, ma anche in altre malattie neurodegenerative, è studiare le forme genetiche per andare a capire i meccanismi molecolari che poi possono essere generalizzati anche alle forme idiopatiche, per capire il funzionamento della, della malattia. E questo è proprio quello che noi facciamo in laboratorio. Il mio gruppo di ricerca è composto da una ventina di persone. E ognuno di noi si è specializzato nello studio di una di queste proteine per cercare poi di raccogliere tutte le diverse informazioni e cercare di avere un quadro un po' più, un po più ampio sulla patologia. Nel mio caso, eh, io mi interesso dello studio della proteina alfa-sinucleina, di cui adesso vi racconto un po'. Allora, l'alfa-sinucleina è una piccola proteina che si trova principalmente nei neuroni nelle sinapsi, quindi in quel punto di, eh, di contatto tra due neuroni. E per esempio tecniche di eh, microscopia avanzata ci permettono proprio di vedere la localizzazione della proteina in questi compartimenti. L'alfa-sinucleina è appunto questa, una proteina che esiste in equilibrio in diverse stati funzionali. Tuttavia, in alcune circostanze, l'equilibrio si può spostare verso forme patologiche, verso quegli aggregati proteici ehm, di cui eh, vi, vi accennavo prima. E infatti, ehm, 25 anni fa, eh, questa ricercatrice italiana Maria Grazia Spillantini ha scoperto che appunto nei pazienti affetti da malattia di Parkinson eh, gli aggregati di alfa-sinucleina costituiscono un tratto distintivo, eh, la, la loro presenza nel cervello dei pazienti costituisce un tratto distintivo della malattia. E negli ultimi 25 anni, da quando è stata fatta questa scoperta, c'è da dire che le, la ricerca sulla malattia di Parkinson è proprio esplosa. E, e abbiamo ottenuto tantissime informazioni anche su tutte le altre forme genetiche. Ora le due domande fondamentali che, che tutti ci poniamo sono eh, quali sono le cause dell'accumulo e de, dell'aggregazione di alfa-sinucleina e quali sono le conseguenze per, per i neuroni, per l'omeostasi dei neuroni. Allora, quello che facciamo noi in laboratorio è proprio quello che vi dicevo prima, cioè partiamo dallo studio delle forme genetiche, cerchiamo di capire cosa succede in quei casi, per poi poter interpretare anche i casi idiopatici. Quindi, nel caso di alfa sinucleina, ci sono delle, alcune famiglie che presentano delle mutazioni puntiformi sul gene che codifica per alfa sinucleina. Eh, oppure mh, vengono prodotte più copie di proteina per cui si ha un generale accumulo della proteina e una tendenza all'aggregazione. E per esempio, qui vi faccio un esempio di, quello, di un esperimento che possiamo fare in laboratorio, possiamo esprimere questa, fare in modo che i neuroni esprimano più copie della proteina, in questo caso è, con, eh, è legata a un fluoroforo, in modo che possiamo seguirla per, con la microscopia in tempo reale e come potete vedere nel tempo si è accumulata enormemente la proteina nel neurone e lo potete vedere dall'accumulo proprio di questa fluorescenza, di questo segnale fluorescente sempre più intenso. Quindi sfruttando questi modelli poi possiamo entrare nel dettaglio dei meccanismi molecolari per capire cosa succede ai neuroni e quello che appunto la, la ricerca negli ultimi 25 anni ci ha insegnato su alfa-sinucleina è che questi aggregati in realtà sono in grado proprio di alterare moltissimi processi cellulari fondamentali portando quindi alla morte dei neuroni. Quindi partendo da questo aspetto proviamo a generalizzare la cosa, o meglio a spostarci sui casi invece eh, la cui causa è magari da ritrovare nei fattori ambientali. E per esempio, un'altra cosa che abbiamo fatto in laboratorio è concentrarci sull'esposizione a certi tipi di sostanze che sono queste molecole della classe dei ditiocarbamati, che sono presenti in alcune, eh, non solo in alcuni farmaci, ma soprattutto appunto, in pesticidi e fungicidi, che erano, sono stati usati estensivamente nell'agricoltura negli anni 70-80 e la cui esposizione è stata correlata a una maggiore incidenza della malattia di Parkinson. In questo caso, per studiare gli effetti dell'esposizione di queste sostanze, abbiamo eh, utilizzato come organismo modello lo zebrafish, che è questo pesce tropicale che è considerato un organismo modello eh, nella ricerca scientifica, nella ricerca di base. Quindi quello che abbiamo provato a fare è stato esporre questi, eh, gli zebrafish a queste sostanze e siamo andati a studiare prima di tutto le loro capacità motorie, ovvero la capacità degli zebrafish di nuotare. Quindi eh, sono, gli zebrafish sono stati messi in un supporto con dei circuiti eh, dove loro erano liberi di nuotare e è stato registrato il movimento attraverso una telecamera. E come stimoli eh, abbiamo dato un'alternanza di luce e buio, quindi 10 minuti di luce e 10 minuti di buio, eh, per vedere la loro capacità eh, di nuotare la loro reattività. Come potete vedere, um, per esempio se in questo caso, in queste tracce abbiamo misurato la, la, la distanza che loro hanno percorso eh, nel corso di tutto il test, che è durato un'ora, in alternanza di tre cicli luce e buio. Allora, se seguite questa curva, questa è la, la distanza percorsa dai pesci di controllo. Che, ehm, la cosa interessante è che quando si spegne la luce, cioè in corrispondenza di queste barre azzurre, e eh, si prendono paura e cominciano a muoversi tantissimo e poi un po' alla volta si calmano e questo è ripetuto nei tre cicli. Se invece seguiamo le curve, qua in basso, eh, le, sì, le curve qua in basso che invece corrispondono ai pesci trattati essi non solo partono da un livello inferiore di capacità motoria ma non sono in grado di reagire allo stimolo della paura. Quindi c'è un'evidente un alterazione delle loro capacità motorie. Se poi andiamo a studiare in questi, in questi animali la densità dei neuroni che controllano il movimento, che sono con delle particolari colorazioni, e per esempio se guardate in questa immagine il del cervello del pesce, in questo caso il controllo, qui in basso vedete il segnale dato dai neuroni del movimento, mentre nei trattati questo segnale viene perso. E se andiamo poi, facciamo il passaggio successivo, quindi andiamo ad analizzare i cervelli dal punto di vista del contenuto proteico, osserviamo un aumento dei livelli della proteina alfa-sinucleina, che ehm, appunto questo è un esempio di una tecnica biochimica che ci permette di valutare i livelli delle proteine. Quindi abbiamo un po' ricostruito tutto il percorso, una perdita delle capacità motorie, la morte dei neuroni che controlla il movimento e l'accumulo della proteina, che eh, magari non è l'unico fattore che ha portato alla morte dei neuroni, ma è sicuramente una, un fattore contribuente. Mi sto avviando alla conclusione, volevo solo accennarvi um, ad uno degli aspetti che è molto, uh, è molto studiato negli ultimi anni nell'ambito della ricerca del Parkinson, ovvero l'idea che in realtà, in alcuni casi, l'origine della malattia non avvenga a livello del sistema nervoso centrale, ma al di fuori del cervello, e in particolare a livello del bulbo fattivo e dello stomaco intestino. E questo è molto interessante perché tra gli, i sintomi delle frasi prodromiche della malattia di Parkinson c'è la perdita dell'olfatto e la costipazione. E infatti, un po' l'idea che si sta sviluppando è che, appunto, in alcuni casi l'introduzione di stimoli infiammatori attraverso l'apparato la, digerente possa innescare un processo di infiammazione a livello: dello stomaco dell'intestino che poi si propaga in tutto l'organismo. E l'altro aspetto fondamentale è che la formazione di aggregati di sinucleina possa partire nei neuroni che afferiscono al, al, appunto a livello dell'intestino per poi propagarsi al cervello attraverso il nervo vago che costituisce una comunicazione diretta appunto tra il sistema. Digerente e il nostro cervello, da cui poi si può propagare neuroinfiammazione e neurodegenerazione, per come ve l'ho raccontato finora. E questo è un altro degli aspetti che stiamo valutando anche noi in laboratorio, in collaborazione con il professor Angelo Antonini del Dipartimento di Neuroscienze. Per esempio, in, in questo caso abbiamo analizzato delle biopsie di duodeno di soggetti sani e di pazienti affetti da malattia di Parkinson. E attraverso questa colorazione potete vedere come, che in questo caso dovete seguire il segnale marrone in queste immagini, questo segnale corrisponde alla colorazione per gli aggregati di alfa-sinucleina che si trovano appunto nelle terminazioni nervose a livello del duodeno. Quindi effettivamente abbiamo un po' contribuito anche noi a, a confermare l'ipotesi di questa asse intestino-cervello. E questo è estremamente importante perché può sicuramente aiutarci in futuro a sviluppare nuovi metodi diagnostici per la malattia di Parkinson, soprattutto da un punto di vista della diagnosi precoce. Quindi per concludere, ehm, quello che, di cui vi ho raccontato oggi è che eh, il disequilibrio delle proteine può essere molto rilevante, soprattutto con l'età, perché può portare alle malattie neurodegenerative. Nel caso della malattia di Parkinson è caratterizzata dalla morte dei neuroni che controllano il movimento e dall'accumulo incontrollato di questa proteina alfa-sinucleina. Lo studio di alfa-sinucleina può aiutarci a trovare anche nuove soluzioni per la diagnosi precoce e magari a formulare strategie terapeutiche efficaci che possano essere introdotte fin dalle prime fasi della malattia. Ma per questo è assolutamente necessario conoscere a fondo i meccanismi molecolari che portano al disordine dei neuroni nel nostro cervello. Con questo vorrei semplicemente ringraziare il, i componenti del mio gruppo di ricerca, in particolare il mio mentore, il professor Bubacco, i nostri collaboratori, soprattutto il professor Angelo Antonini del Dipartimento di Neuroscienze, e la professoressa Dallavalle, con cui collaboriamo per il progetto sugli Zebrafish. E voi tutti per l'attenzione. Grazie. Grazie. Domande? Rompo io il ghiaccio. Questi bellissimi studi, cosa ci dicono sulle possibilità terapeutiche? Allora appunto... Ehm... Purtroppo al momento le, le possibilità terapeutiche diciamo efficaci, cioè quelle che possano in qualche modo bloccare la malattia e, e non soltanto uh, curare i sintomi, sono in fase di sperimentazione. Nello specifico nel caso di alfa-sinucleina ci sono alcuni approcci al momento mh, di immunoterapia, quindi all'utilizzo di, di anticorpi che vadano a riconoscere le specie patologiche di alfa sinucleina per promuoverne la degradazione eh, ma sono attualmente in trial clinico e, e quindi non, purtroppo non abbiamo ancora un, un esito definitivo. Um, in altri casi ci sono altri, comunque allo stesso tempo vengono eh, si stanno investigando altri approcci, anche più generali, che possono magari eh, promuovere il controllo qualità delle proteine in generale, quindi al fine di, di mantenere in generale eh, un equilibrio delle proteine nel nostro cervello. E anche questi sono tutti fasi di, 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 di trial clinico. Grazie. Abbiamo una domanda dal pubblico da casa. Eh Omar chiede perché e come le proteine diventano disordinate. Allora, appunto, ci possono essere tantissimi eh, fattori che contribuiscono a questo. Come dicevo all'inizio, il primo innanzitutto è l'invecchiamento, ehm, perché con l'invecchiamento le diciamo... Ehm, i macchinari della cellula che sono responsabili per il controllo qualità eh, diventano meno efficaci e quindi scappano degli errori che promuovono l'accumulo delle proteine disordinate. In altri casi invece l'esposizione a queste sostanze, a questi composti chimici possono arrivare direttamente al cervello, entrare nelle cellule e modificare direttamente le proteine spingendole ad assumere una conformazione disordinata. In altri casi ancora invece sono diciamo, delle, il malessere in generale del neurone. Promuove un ambiente che, che non è più adatto al mantenimento dell'equilibrio, e quindi, diciamo, l'accumulo di queste proteine disordinate diventa più una conseguenza di altri fattori che sono andati ad alterare altri processi della cellula. Quindi, eh, è un po' difficile rispondere a questa domanda perché le, le cause possono essere molteplici e, e molto spesso possono avvenire tutte contemporaneamente. Un'altra domanda veloce. E per quanto riguarda la prevenzione, si può fare qualcosa anche per l'ultima l'idea che possa svilupparsi anche fuori dal sistema nervoso centrale con l'alimentazione si può eh, prevenire o addirittura danneggiare il sistema. Allora, per l'aspetto della, della parte appunto dell'origine della patologia a livello dell'intestino, sicuramente un fattore contribuente è anche la... Diciamo la, la, la specifica componente del briota intestinale che ognuno di noi ha, quindi in alcuni casi sia proprio una predisposizione. In generale, comunque, si può sicuramente con, con la dieta ehm, cercare di, 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 di promuovere: ehm, diciamo il di mantenimento del, di un'omeostasi, di, un di un equilibrio anche del, del microbiota intestinale, mentre l'introduzione eh, di, di altri alimenti eh, possono, possono promuovere invece una disbiosi a livello intestinale, quindi un processo infiammatorio a livello intestinale che poi può innescare altre... Ehm, Può innescare l'aggregazione di sinuclina a livello dei neuroni. Per esempio, alcune infezioni eh, possono anche promuovere questo, per esempio, idea Helicobacter pylori, quindi un'infezione proprio eh, da un agente patogeno può promuovere l'infiammazione a livello intestinale. Per quanto riguarda invece, per esempio, l'origine dal punto di vista del bulbo fattivo, sicuramente in quel caso l'esposizione diretta a sostanze chimiche. O a tossine, o in alcuni casi anche da a droghe, per esempio è da evitare, anche perché tra le varie conseguenze può esserci appunto l'innesco della degenerazione a partire dal bulbo eufattivo e, e nelle fasi avanzate la malattia di Parkinson. Va bene, allora ringraziamo la dottoressa Masato. Il prossimo relatore è il dottor Lorenzo Pini, che terrà un talk dal titolo Nuovi interventi di stimolazione dei circuiti cerebrali nelle demenze. Buon pomeriggio, anch'io mi unisco ai ringraziamenti degli organizzatori e direi finalmente siamo tornati anche in presenza, che ci voleva. Allora, ok, Beh, buon pomeriggio, mi chiamo Lorenzo Pini, sono assegnista postdoc presso il Padova Neuroscience Center del, del nostro Ateneo e oggi vi parlerò di un approccio emergente nel campo delle neuroscienze cliniche, che sono gli approcci di stimolazione dei circuiti cerebrali, nelle malattie neurodegenerative, nelle demenze. Abbiamo visto appena adesso un esempio. Allora, quando parliamo di stimolazione dei circuiti, nel contesto di questa presentazione parliamo di risonanza magnetica. Immagino che sappiamo tutti cos'è la risonanza magnetica e se vogliamo fare un esempio, una sorta di macchina fotografica che ci permette di fare una foto del nostro corpo all'interno del nostro corpo, qualcuno l'avrà fatta per il ginocchio, per il polso, per la schiena, e possiamo farla a livello cerebrale, per vedere le strutture ci sono delle sequenze appunto che si chiamano sequenze strutturali appunto per vedere come la struttura del cervello e proprio come una macchina fotografica possiamo usare diversi filtri per vedere diverse caratteristiche della struttura del cervello come in queste due sequenze, in una privilegiamo l'aspetto della corteccia e in una privilegiamo l'aspetto della sostanza bianca. Ma una cosa che possiamo anche fare, la facciamo in ricerca, è agire su questi filtri per avere un altro tipo di informazione, un'informazione che chiamiamo funzionale, cioè per vedere come questa struttura al di sotto è associata a una connessione, a una funzione, sempre per fare il paragone con la macchina fotografica. Se noi puntiamo la macchina fotografica al cielo, potremmo privilegiare il voler osservare le stelle, come sono fatte, vedere ad esempio la, la nostra galassia, alcune galassie. Oppure se appoggiamo la macchina fotografica, apriamo i filtri, la lasciamo 3-4 ore ad osservare il cielo, potremmo catturare il movimento delle stelle, in realtà il movimento della Terra, vedendone quindi appunto questa, questa dinamica. E questo ci permette fondamentalmente di fare la risonanza magnetica d'oggi, dalla struttura andare a vedere la funzione e le connessioni del nostro cervello. Se vogliamo sempre usare un altro paragone, quello che noi possiamo vedere è come popolazioni neuronali, non parliamo di cellule perché la risonanza magnetica, la risonanza magnetica non, non dà questo livello di risoluzione spaziale per andare a vedere il singolo neurone, ma parliamo di popolazioni neuronali, parliamo di 1-2 mm di risoluzione. Ma se immaginiamo questi pallini come le sorte delle nostre città, un altro paragone che, che viene facile da fare è quello con la rete autostradale. Quindi quello che noi possiamo fare con la risonanza magnetica funzionale e andare a vedere come queste popolazioni sono collegate. E ci sono alcune regole del, che regolano il traffico, la rete autostradale che ritroviamo nel cervello. Se da Padova vogliamo andare a Perugia, che linea d'aria distano 260 km, ci impieghiamo 4 ore. Ci impieghiamo di più che andare a Torino, anche se più lontano. E questo perché se dobbiamo andare a Torino prendiamo la 4 ed è una strada ad alto scorrimento. Non so se qualcuno di voi è andato a Perugia, a un certo punto bisogna uscire dall'autostrada e si deve fare una, una superstrada che rallenta di molto il traffico. E, però se sull'A4, quindi l'autostrada Padova-Torino, dovesse succedere un danno infrastrutturale, beh, in quel caso dovremmo uscire dall'autostrada, fare la strada normale, non so se qualcuno l'ha mai fatta, Sebbene i chilometri aumentino di poco, il tempo di ripercorrenza raddoppia, sempre per il concetto che si rende inefficiente questa comunicazione, dobbiamo agire su strade secondarie. Ed è quello che succede fondamentalmente, in, in alcuni casi, a livello del nostro cervello. Se una connessione si interrompe, l'informazione per viaggiare dal pallino arancione al pallino giallo deve prendere un'altra strada. Se poi ancora si rompe un'altra connessione, queste. La, la, la strada, diciamo, che da qui va qui, in questo caso ancora di più, la, la connettività eh, diventa inefficiente. E questo aspetto è molto importante per il nostro cervello: il mantenimento di un'efficienza comunicativa. Proprio perché, come è importante mantenere un'efficienza della nostra rete autostradale, perché se no non riusciamo più a muovere mezze persone, anche il nostro cervello mantiene una sua efficienza. E questa efficienza, queste reti autostradali del cervello, alcune di queste reti sono appunto collegate ad alcune, delle funzioni alcune funzioni cognitive. Ci sono alcune reti, che è quella del default mode network, che sono collegate alle funzioni di memoria. Una buona efficienza comunicativa di questa rete è associata a buone prestazioni di memoria. E così via per altre reti. Abbiamo per esempio visto, abbiamo parlato prima di Parkinson, c'è cioè una rete motoria che sembra essere molto associata alle funzioni di sensori motorie. E quando parliamo di mancanza, mancanza di efficienza e di malattie neurodegenerative, quello che è stato osservato negli ultimi anni, uno degli aspetti più interessanti nello studio dei circuiti cerebrali, è che c'è una relazione tra mancanza di comunicazione efficiente, la funzione cognitiva associata a questa rete, e la malattia neurodegenerativa, di cui ha un certo, in cui alcune funzioni cognitive hanno un certo peso. Se prendiamo la malattia di Alzheimer, che abbiamo detto la prima causa di demenza nel mondo, la malattia di Alzheimer è associata alla memoria e quello che è appunto interessante vedere è come queste reti che sono collegate alle le prestazioni di memoria perdono in qualche modo efficienza e la mancanza di efficienza, la riduzione di connettività di queste reti avviene anni prima, poi quello che è l'esordio dei sintomi della malattia. Parleremo quindi adesso di malattia di Alzheimer eh, nel contesto di questa, di questa presentazione. Immagino che tutti sappiamo cos'è la malattia di Alzheimer. Abbiamo detto la prima causa di demenza, di malattia neurodegenerativa nel mondo. In Italia parliamo di 900.000 persone affette da questa patologia. Ora, non vorrei dilungarmi sui sintomi, li conosciamo tutti. Sappiamo che è una malattia che coinvolge prevalentemente la memoria. Però, quando si parla di Alzheimer, secondo me, eh, una delle rappresentazioni più efficaci è quella di William Hutter Mullen, eh, un pittore danese. Che all'età di 61 anni fu diagnosticata la malattia di Alzheimer nel 95, quindi una forma anche precoce. Quando parliamo di malattie di Alzheimer, intorno, che esordiscono prima dei 70 anni, 65 parliamo anche di forme un po' più aggressive. E la era lui, lui nel 67 disegnava così, molto si disegnava bene, era un pittore. Dal 96, in poi, dopo la diagnosi di malattia di Alzheimer, la moglie lo stimolò a continuare a disegnare e a continuare a fare un ritratto. E vedete come negli anni la malattia di Alzheimer non è solo perdita di memoria, vedete come, come nei suoi disegni si perde anche la complessità, la rappresentazione di se stesso, siccome questa è un'immagine che mostra bene anche il dramma dei pazienti, quello che i pazienti vedono e quello che i pazienti vivono. Cosa sappiamo noi di malattia di Alzheimer? Alcune cose le sappiamo, alcune cose sono ancora da scoprire. Una delle teorie mh, prevalenti è quella della cascata dell'amiloide. Fondamentalmente, l'abbiamo sentito prima con la dottoressa, ci sono queste proteine, nel Parkinson parlavamo di alfa-sinucleina, nell'Alzheimer parliamo di proteina beta-amiloide che a un certo punto nella cascata diventa disfunzionale, comincia ad accumulare nei nostri neuroni, l'accumulo di proteina beta-amiloide porta all'accumulo di un'altra proteina tossica, la sua forma disfunzionale, la proteina tau, e questo poi causa negli anni atrofia, neurodegenerazione, che poi si collega ai sintomi cognitivi. Lo sappiamo perché possiamo anche quantificarle, possiamo vederle in qualche modo queste alterazioni, abbiamo delle tecniche, abbiamo la PET che ci permette tramite radiotraccianti di quantificare a livello cerebrale queste proteine, oppure lo possiamo quantificare tramite un prelievo di liquido cerebrospinale per la schiena. Possiamo vedere appunto l'atrofia con la risonanza magnetica, l'abbiamo visto prima, e poi i deficit cognitivi con i test e col colloquio clinico. Cos'altro sappiamo? Sappiamo anche quando, quando queste alterazioni cominciano a manifestarsi. Questo è, lo sappiamo grazie agli studi genetici in cui sono state seguite persone che avevano delle, delle alterazioni genetiche, solo il 5% dell'Alzheimer è genetico, però questi studi, l'abbiamo visto prima, ci permettono di sapere molto di questa patologia e sappiamo che circa 20-15 anni prima l'esordio dei sintomi, l'anno zero, l'anno della diagnosi, si cominciano ad osservare degli accumuli di proteina disfunzionale e betamiloide a cui appunto segue questa cascata di eventi. E sappiamo anche che a livello cerebrale la distribuzione di queste proteine non è casuale, non è come nel caso in cui rovesciamo un bicchiere di vino sul tavolo, in cui il vino si spande in maniera completamente casuale, che dipende dalla trama della tovaglia, che dipende dall'inclinazione del tavolo. La cosa interessante, appunto, perché vi ho parlato appunto prima di circuiti, è che ci sono degli studi che sembrano suggerire che queste proteine viaggiano attraverso questi circuiti cerebrali e che nel passaggio in qualche modo questi circuiti riducano la loro connettività, riducono quindi la loro efficienza. Quindi c'è un collegamento, ci sono alcuni studi che dimostrano questo collegamento tra patologia molecolare e alterazione dei circuiti e di connettività cerebrale. Ora, Avendo collegato queste due informazioni, la domanda che ci siamo posti è: possiamo in qualche modo e come ripristinare la connettività tra queste reti? Perché una volta che c'è atrofia, una volta che c'è perdita di tessuto, non possiamo più agire, non possiamo più sostituire neuroni. Ma quello che ci siamo chiesti, e che ci sono chiesti altri gruppi nel mondo, è se possiamo in qualche modo agire a livello della connettività per cercare di ripristinarla in maniera perlomeno transiente. E ci sono alcuni studi che suggeriscono che tramite la stimolazione cerebrale si può agire su questa connessione, si può in qualche modo perturbare la connettività e il nostro obiettivo nelle malattie neurodegenerative in qualche modo è di ripristinare queste reti. ma L'obiettivo non è ripristinare delle reti in maniera totalmente casuale, ci sono dei target e il target, come abbiamo visto prima, dipende dalla patologia. Se vogliamo intervenire a livello di Alzheimer, il target ottimale, appunto, sono le reti di memoria, che sono le prime reti che mostrano una riduzione di connettività e che abbiamo visto che abbiamo detto essere collegate anche alle funzioni mnestiche. Nel caso invece di altre patologie, ad esempio la demenza frontotemporale variante comportamentale, Probabilmente questa è una demenza che a molti di voi non dirà nulla, è una demenza tra le prime cause di demenza in età giovanile, solitamente sono pazienti che vengono riferiti a volte anche alla psichiatria, in questa forma di demenza non è tanto la memoria da essere compromessa nelle prime fasi, ma appunto lo dice la parola comportamentale, comportamento. Quindi in quel caso l'idea non è tanto di intervenire su un circuito della memoria, ma sul circuito che mostra alterazioni. Iniziali in questi pazienti, che si chiama circuito di salienza, che non a caso è collegato al comportamento, alle, alle teorie della mente, al saper dare all'altro un'interpretazione un delle proprie azioni. Perché la stimolazione cerebrale? Beh, non mi dirungherò molto, però fondamentalmente l'abbiamo visto prima: il cervello utilizza energia, eh, ci sono segnali elettrici che viaggiano tra un neurone e l'altro. E quindi fondamentalmente questi circuiti hanno una componente elettrico-chimica e l'idea è proprio quella di andare ad agire esternamente su questi circuiti, portando una elettricità e quindi stimola, stimolando questi, questi circuiti, cercando di perturbarli in qualche modo, di ripristinarne le connessioni. La stimolazione cerebrale non è nuova: i primi studi. Di stimolazione cerebrale, di quelle prime conoscenze di cui abbiamo di stimolazione cerebrale risalgono ai romani. Si utilizzavano le torpedini per trattare la cefalea. Ci sono anche delle, degli scritti che riportano al periodo: questo medico che era in, in Spagna, che utilizzavano sempre come i romani un altro tipo di pesce, il pesce gatto, per il trattamento dell'epilessia. E poi diciamo che durante l'epoca, la, la, la prima rivoluzione industriale, si sono cominciati a fare i primi studi sistematici proprio dell'utilizzo. Vedete, qua c'è il nome Volta, non a caso: di come si può applicare appunto l'elettricità in ambito clinico. E negli ultimi anni sono state sviluppate tecniche che hanno lasciato un po' in pace anche i pesci. Nel, quindi alcune di queste, due di queste tecniche sono la TDCS che utilizza tramite un elettrostimolatore, che rilascia corrente eh, su due elettrici che vengono appoggiati sulla, sullo scalpo. C'è una tecnica un po' invece più, più complessa che è la TMS che utilizza invece degli stimoli magnetici per indurre anche questi eh, campi elettrici. Comunque l'idea di queste tecniche sono tecniche di stimolazione non invasiva per modificare direttamente l'attività cerebrale. Nel campo della demenza la più utilizzata è sicuramente la TDCS, perché è quella che mh, è più semplice, non richiede, perché rispetto alla TMS in cui il paziente deve anche stare fermo, nel caso della TDCS gli elettrodi si possono fissare con una benda, quindi anche qualche movimento un po non, non, non altera poi i processi, e anche eh, non, non ha nessun tipo di effetto collaterale. E, uh, questa tecnica può essere utilizzata in due modi diversi: o per aumentare l'eccitabilità corticale, quindi abbiamo due elettrodi, uno anodo e uno catodo. Sotto l'anodo aumentiamo l'eccitabilità corticale, sotto il catodo riduciamo l'eccitabilità corticale. E quindi quello che abbiamo fatto è stato proprio sfruttare queste conoscenze, queste tecniche per cercare di ripristinare questi circuiti in un gruppo di pazienti con malattia di Alzheimer e in un gruppo di pazienti con demenza frontotemporale comportamentale. Quindi due reti diverse per migliorare, per vedere l'effetto sui sintomi cognitivi. Quindi l'idea è proprio questo: un circuito nella malattia di Alzheimer che è ridotto in termini di connettività rispetto ai controlli sani, che si associa a una riduzione anche delle prestazioni di memoria. L'idea è ripristinare, normalizzare in qualche modo la connettività per studiare gli effetti, le, le, gli effetti di riabilitazione delle funzioni compromesse. La stessa cosa l'abbiamo fatto sui pazienti con demenza frontotemporale con un altro tipo di target, che in quel caso era il network di salienza e quindi l'obiettivo comunque era lo stesso. Prima di andare avanti c'è un'ultima considerazione da fare sulla connettività del cervello. Ora, se immaginiamo che l'autostrada A4, che da Padova collega a Torino, comincia ad avere dei problemi di viabilità, buche, eh, ponti che non, non sono agibili, cosa succede? Che tutti cambiano strada. E quindi il, il rischio è che alcune strade diventano trafficate. Una iperconnettività è quella che anche nel cervello sembra passatemi l'esempio, sembra accadere. Quindi nella malattia di Alzheimer abbiamo detto che ha una ridotta connettività di un circuito, quello che è stato osservato è che un altro circuito aumenta la connettività, diventa iperconnessa. E la cosa interessante, quindi se nell'Alzheimer abbiamo detto che l'ipoconnettività associata al network di memoria e l'iperconnettività che è stata osservata è al network di salienza, se andiamo ad osservare la demenza frontotemporale, abbiamo lo stesso pattern ma invertito in cui è il network di salienza a mostrare una ridotta connettività e il default mode network, il rete, la rete colpita nell'Alzheimer, che mostra un'iperconnettività. Ora, l'esempio di traffico e rete autostradale danneggiata. È molto ampio però il concetto è che c'è un disequilibrio una rottura del bilanciamento che invece osserviamo nei soggetti di pari età che non hanno patologie neurodegenerative quindi sulla base di questo concetti abbiamo fatto questo questo clinical trial quindi un gruppo di pazienti alzheimer abbiamo stimolato abbiamo cercato di ripristinare la connettività del network che è ipoconnesso e nell'altro gruppo abbiamo cercato di ridurre la iperconnettività del network iperconnesso, sempre con l'obiettivo di pareggiare, ribilanciare, e la stessa cosa l'abbiamo fatto nella demenza frontotemporale, ma a circuiti invertiti. Vi faccio vedere brevemente, è stato una, un trial di 10 giorni consecutivi in cui i pazienti, 20 pazienti Alzheimer e 20 frontotemporali, hanno ricevuto queste sessioni di stimolazione. E quello che abbiamo osservato è che quando cerchiamo di ripristinare le connessioni del network ipoconnesso, Abbiamo osservato un miglioramento cognitivo delle funzioni cognitive, sia negli Alzheimer che nei frontotemporali. Al contrario, quando abbiamo cercato di ripristinare le, i bilanciamenti, abbiamo cercato di ribilanciare il network iperconnessi. Non abbiamo osservato una, un miglioramento cognitivo, ma abbiamo osservato un miglioramento clinico alle scale del comportamento, perché comunque anche soprattutto pazienti frontotemporali, ma anche pazienti con demenza di Alzheimer, hanno delle alterazioni comportamentali. E questo si associava anche a un cambiamento della connettività nei nostri pazienti, che abbiamo misurato alla fine del trattamento, in cui fondamentalmente quello che abbiamo osservato è stato un qualche modo di ribilanciare in questi quattro gruppi la connettività. Quindi concludendo, abbiamo visto che il cervello è un sistema altamente connesso e complesso, formato da diverse reti che hanno delle relazioni con le funzioni cognitive sottostanti. Potenzialmente possiamo sfruttare interventi di stimolazione per, riabil... per modificare la connettività delle reti, possiamo farlo nelle... nei pazienti con patologie neurodegenerative, chiaramente questi sono studi di ricerca, e dobbiamo comprendere ancora meglio i meccanismi anche di cambiamento di connettività sottostanti prima poi di poterli eff... avere un eff... effettivamente una traslabilità a livello clinico. Ultima slide per ringraziare i ringraziamenti. Ringrazio il professor Movizio Corbetta, che è attualmente il PI del laboratorio in cui, in cui lavoro, e tutti i miei colleghi. E ringrazio voi per l'attenzione. Grazie, domande? Ah, beh, beh. Eh, semplicemente una curiosità, um, due veloci domande. Primo, questo effetto eh, positivo che voi avete riscontrato dopo la vostra eh, sollecitazione, diciamo così, quanto dura? Allora, se volete uno spoiler, <ride> abbiamo acquisito i dati anche a sei mesi. Alcuni studi mostrano un effetto che perdura per tre mesi. E sui dati a sei mesi ci stiamo lavorando, però l'idea fondamentale è: questo era uno studio pilota di fattibilità. Volevamo effettivamente vedere innanzitutto se era tollerabile dai pazienti e se c'era un segnale sottostante che cambiava. L'idea futura sarebbe quella di utilizzarlo come approccio riabilitativo. Quindi Esteso nel tempo. In quel caso si aumenta l'efficacia, perché se no alcuni studi mostrano che dopo tre mesi si perde, si perde di efficacia. Eh, salve. Io volevo sapere se avete usato tecniche di neuronavigazione basate sulla risonanza magnetica dei singoli soggetti, oppure come altro avete fatto a diciamo localizzare i circuiti? Sì, questa è un'ottima domanda. Per questo studio abbiamo utilizzato dei riferimenti della QFEG. Quindi quello che abbiamo fatto è stato innanzitutto estrarre i circuiti, questi circuiti, eh, connettività, mapparli nella QFEG, poi c'è stato un volontario che è andato in risonanza per vedere il match. Eh, c'è uno studio che abbiamo pubblicato, e eh, in quello studio il cervello è il mio, ero io il volontario. E, e quindi abbiamo usato questi riferimenti stereotastici. Attualmente c'è uno studio in corso, sempre lo fate bene a fratelli di Brescia, in cui si utilizza il dato di connettività individualizzato del paziente per navigare, per trovare i punti i picchi massimi di connettività del circuito. Però quello di identificare i, le, le reti a livello individualizzato e personalizzato è... È il, nuovo, è il futuro, sono i nuovi studi, saranno tutti verso questo versante. Abbiamo una domanda da casa. Omar chiede: come fa la stimolazione elettrica a cambiare la connettività? E come si può essere sicuri che è proprio la connessione che ci interessa a venire migliorata, se ogni regione ha tante connessioni? Eh, questo è un'ottima domanda. E l'idea è che, allora, per rispondere alla prima domanda sul come facciamo a modificare la connettività con questi, eh, queste, queste tecniche di stimolazione. È, fa parte delle, delle nuove frontiere, dobbiamo ancora comprendere bene questi meccanismi. Ci sono degli studi che utilizzano delle sequenze di spettroscopia per andare a investigare eh, alcuni neurotrasmettitori e questi studi sembrano mostrare che eh, la stimolazione agisca a livello dei neurotrasmettitori e che questo poi è correlato con, come soprattutto ai recettori glutamaergici e gabaergici e questo è collegato poi ai cambiamenti di connettività. Come facciamo a essere sicuri che la stimolazione non si spanda in qualche modo? Non siamo sicuri, però l'idea è quella che come le proteine tossiche seguano queste traiettorie, in qualche modo quello che noi stimoliamo ci aspettiamo che resti all'interno di questi circuiti. L'abbiamo visto perché facciamo dei, quando, quando facciamo questi studi facciamo delle, delle analisi di controllo che anche gli altri, eh, le altre reti no, non vengono alterate ma che restino una, una situazione di equilibrio ed è quello che effettivamente poi noi abbiamo osservato. Va bene, grazie. Allora saluto ancora il dottore Fini. Passiamo al terzo relatore, il dottor Simone Gastaldon, che terrà un talk dal titolo Parlare fluentemente aiuta ad anticipare cosa diranno gli altri. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per essere qui presenti, grazie a ai... Agli organizzatori di questo evento. Io sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e mi occupo di psicologia del linguaggio. Quindi la mia presentazione sarà un po' a un livello un po' più alto, diciamo, meno brain, più sul comportamento, sulla cognizione. In particolare, vi parlerò di eh, alcuni aspetti della comprensione del linguaggio parlato e eh, nello specifico di come prediciamo durante la comprensione e di come questi processi possono essere in qualche modo eh, connessi invece ai processi di produzione eh, linguistica. La comprensione di cui ho già parlato è una serie di processi molto complessi. Ehm, partiamo dal suono che viene eh, convogliato dal, uh, dall'orecchio interno e le variazioni di energia vengono uh, tradotte in uh, segnali elettrici che possono essere interpretati dal, dal nostro cervello. E qui il cervello analizza e categorizza i suoni, eh, i suoni linguistici. A queste sequenze di suoni poi eh, associamo eh, delle etichette linguistiche nel, nel nostro lessico mentale e costruiamo il significato delle parole. Via via costruiamo delle strutture sempre più complesse fino a eh, comprendere appunto eh, eh, frasi e, e discorsi. Tuttavia la comprensione del linguaggio non avviene solo in questa direzione, ma... Ehm, le informazioni ad ogni livello eh, di analisi può influenzare anche eh, dei livelli più, eh, più a basso livello. Inoltre, oltre a questo, eh, le informazioni che riceviamo da altri canali sensoriali e dal contesto e dal nostro baglio di conoscenze può influenzare eh, il modo in cui noi percepiamo le parole, percepiamo i suoni e il modo in cui noi costruiamo i significati. E in questa presentazione mi, eh, mi soffermerò sul, sul ruolo del contesto, delle conoscenze e parlerò appunto di, di predizione durante la comprensione. Immaginate un amico che vi sta dicendo questa frase e mh, prima ancora di effettivamente sentire cosa dirà, noi possiamo, grazie alla nostra, eh, al nostro bagaglio di conoscenze, possiamo anticipare quale sarà molto probabilmente la parola che sentiremo. Ma immaginate che questo amico eh, legge solo fumetti e che noi abbiamo questa informazione riguardo il nostro interlocutore, molto probabilmente noi eh, anticiperemo invece fumetto al posto di, eh, di libro. Però qualcuno che invece non ha questa informazione nel proprio guaglio di conoscenze eh, non farà questa predizione eh, specifica. Questo esempio è per spiegare che il nostro cervello non si limita in realtà... Ad elaborare gli stimoli che incontra ehm, nell'ambiente, ma a un approccio più proattivo, cioè tende sempre ad anticipare le possibili informazioni che incontrerà, proprio per essere più, ehm, eh, più adattivo all'ambiente e, e per massimizzare l'efficienza dell'elaborazione dell delle informazioni. Ehm. Nell'ambito del linguaggio, allora questa capacità predittiva non è specifica solo del linguaggio, ma sembra essere un tratto eh, comune alla cognizione. Specificatamente nell'ambito del linguaggio, alcuni ricercatori propongono che eh, questi meccanismi predittivi durante la comprensione siano in realtà eh, si basino su dei meccanismi che tradizionalmente sono stati associati alla, alla produzione linguistica. E nel campo della psicolinguistica, produzione e comprensione sono solitamente stati eh, considerati e studiati separatamente, e, quindi hanno un, uno status un po' indipendente l'uno dall'altro. Tuttavia, più eh, negli ultimi anni si sta iniziando invece ad avere un approccio più, più integrato e, eh, e per capire un po' come queste due, eh, queste due facce della stessa medaglia interagiscono tra di loro. Cosa succede quando produciamo delle parole? Il nostro cervello implementa dei processi linguistici e eh, motori che trasformano uh, un concetto in una sequenza di suoni che poi eh, produciamo tramite il nostro apparato fonatorio. Nel fare questo, eh, in realtà, eh, implementiamo anche un processo di monitoraggio, eh, cioè controlliamo che il nostro parlato sia effettivamente quello che intendavamo produrre. E quindi, in un certo senso... Prediciamo gli effetti del nostro stesso parlato, prediciamo noi stessi. A livello cerebrale, qui vi faccio vedere molto, molto schematicamente ehm, come questi processi siano mappati su alcune eh, aree chiave del, eh, della corteccia cerebrale. Il flusso va sostanzialmente eh, dal recupero delle informazioni lessicali nel, nel lobo temporale, per poi successivamente avere la codifica fonologica in aree più anteriori eh, della corteccia cerebrale. Eh, in area inferiore della corteccia anteriore e successivamente il passaggio di queste informazioni in una traduzione dell'articolazione poi da effettivamente eh, da produrre. Quindi, ripartendo da questo schema de, di, di come produciamo le parole, il concetto è, secondo questi modelli di cui, di cui vi accennavo, che noi utilizziamo un sottoinsieme di, eh, di, di questi meccanismi per anticipare invece quando stiamo ascoltando qualcun altro. Quindi l'idea è che sostanzialmente facciamo una sorta di produzione mentale per anticipare chi, chi stiamo ascoltando. Quindi se questo è, se questo è vero, eh, potremmo ipotizzare che eh, in persone che hanno un qualche problema di, eh, di produzione in qualcuno dei, eh, delle componenti della produzione, potremmo trovare dei deficit anche in, ehm, nella predizione durante la comprensione. Che questo non significa che eh, chi produce male comprende anche male, ma che abbia un qualche, um, un qualche deficit in questo meccanismo che aiuta in qualche modo la comprensione, aiuta l'efficienza della comprensione, ma non significa che non possono comprendere. Quindi, per testare quest'idea, abbiamo uh, deciso di um, fare un esperimento con persone con balbuzie e la balbuzie è un uh, um, deficit di fluenza, e quindi il parlato, l'eloquio risulta, um, risulta avere dei blocchi, delle, uh, delle pause, delle, dei prolungamenti uh, e delle ripetizioni di suoni o di sequenze di suoni. E per farvi capire un po' meglio vi, vi faccio sentire un esempio, spero si senta. Eh, il sentiero che eh, tagliava il bosco quasi orizzontalmente era sconnesso. Erano anni che nessuno lo... Curava. Era un bosco privato e il padrone era troppo anziano a preoccuparsene, <coughs> ma non abbastanza malandato da girarci. Eh, il, il mattino presto trovare la capanna di rami secchi che Giacomo e i suoi amici, i ragazzini del villaggio avevano costruito il giorno prima e distruggerla. Come avete sentito l'eloquio appunto non è così spontaneo, ci sono delle pause, delle ripetizioni e ehm, nonostante ci siano molti fattori che contribuiscono a questo disturbo di fluenza, il deficit primario eh, sembra essere a livello di, di sviluppo di alcune eh, strutture cerebrali, eh, non solo nella struttura ma anche nella connettività, nella connessione tra queste strutture e nel funzionamento. E, alcune delle, eh, delle funzioni principali deputate a queste strutture che sono coinvolte nel, nello sviluppo atipico, sono eh, la programmazione dei, eh, dei movimenti associati alle sequenze di suoni che vogliamo produrre, alla, al coordinamento di queste stesse sequenze e anche alla generazione delle predizioni uditive eh, associate al, al programma motorio del, delle sequenze da, da produrre. Quindi un sottoinsieme. Delle, eh, dei meccanismi che sembrano, che sono proposti a essere eh, parte della predizione durante la comprensione, sono effettivamente deficitari in questo tipo di, eh, di disturbo. Quindi, abbiamo deciso appunto di fare uno studio con, eh, con adulti con balbuzie e adulti fluenti. Nell'esperimento, veniva chiesto ai partecipanti semplicemente di ascoltare delle frasi. Adesso vi faccio sentire un, un breve esempio. Il contadino munge una mucca. Nell'esperimento appunto sentivano una serie di, di frasi e una parola era sempre associata a due eh, contesti frasali diversi. In un caso la parola era resa predicibile, come in questo caso il contadino munge una, molto probabilmente eh, anticiperete che la parola è mucca molto probabilmente e in un altro caso invece un contesto più neutro, come il bambino disegna una che non vi permette di anticipare effettivamente una, una parola ben, ben specifica. E, ehm, durante eh, l'esperimento ai partecipanti veniva eh, registrato l'attività elettronencefalografica, che è un eh, modo relativamente eh, economico e mh, totalmente non invasivo di eh, rilevare una parte dell'attività dell elettrica eh, cerebrale. E sostanzialmente l'attività elettrica viene rilevata dai dei, dei sensori che sono posizionati eh, a contatto con, con lo scalpo, e quello che si ottiene è una variazione nel tempo per ogni sensore, la variazione dell'attività elettrica nel tempo. E per questo studio ci siamo focalizzati su eh, due correlati neurali principali eh, associati alla predicibilità durante la compressione del linguaggio, una è l'N400 che viene eh, ottenuta tramite i potenziali, i potenziali evento correlati, che sono sostanzialmente ottenuti ritagliando una parte di attività elettrica attorno a un evento di interesse, nel nostro caso era eh, dopo eh, l'inizio della, della parola uditiva, e mediando separatamente per le condizioni sperimentali e poi confrontando queste, eh, questi potenziali. E in letteratura eh, l'N400 sembra essere un marker molto, eh, molto robusto della, della predicibilità. Ovvero, ehm, questo picco negativo che si osserva attorno ai 400 millisecondi dopo eh, la presentazione di una parola, sembra essere più negativa per una parola in un contesto neutro, non predicibile, rispetto invece a una parola che eh, viene presentata in un contesto predicibile. E quindi eh, questa differenza tra le due condizioni rappresenterebbe un... un eh, riflette come dire, la, la forza della, della predizione. Un altro aspetto che si può osservare invece è cosa succede prima della, della parola target e quindi osservare più, eh, più da vicino cosa effettivamente sta facendo il cervello per prepararsi ad elaborare la, la parola e quindi il riflesso cosa sta facendo il cervello per predire o meno una parola. Un modo efficace per farlo è scomporre il segnale G nelle varie bande di frequenza che, che lo compongono e osservare come, eh, come l'attività di queste frequenze si modula nel tempo. Immaginate delle onde che vanno a velocità diverse e l'intensità di queste onde può variare nel tempo. Quello che si fa appunto è osservare come l'intensità eh, cambia nel tempo, e specificatamente nel nostro caso ci siamo eh, concentrati su, eh, sulle onde alfa e beta che sembrano essere più... Eh, più coinvolte nella, nella predizione durante la comprensione, ma anche nella produzione linguistica. Sono coinvolte, eh, hanno una modulazione atipica nella balbuzia, quindi questo è importante. E ricollegandomi a prima che si è parlato di Parkinson, soprattutto la beta è, eh, è atipica anche eh, nei pazienti con Parkinson, quindi sembrano essere delle frequenze legate molto al, al controllo motorio. Specificatamente per eh, la predizione linguistica, l'intensità di queste bande di frequenza diminuisce in contesto predicibile. Quindi da una parte abbiamo un correlato eh, legato alla presentazione della parola, che è l'N400, quindi questa deflessione negativa. Dall'altra invece abbiamo una diminuzione dell'intensità di queste bande di frequenza eh, prima della parola. E questo è un correlato del, eh, di come il cervello si sta preparando ad elaborare la parola e ehm, si intende appunto quando l'intensità eh, diminuisce vuol dire che il cervello sta preattivando delle informazioni e quindi si sta eh, preparando a, a, ad elaborare qualcosa che sa già mh, che verrà presentato. Quindi dato questo, questo quadro, l'idea è che se i processi che sono deficitari nella balbuzia hanno effettivamente un ruolo nella predizione durante la comprensione, allora dovremmo trovare in adulti con balbuzie un minore effetto di N400 dopo la parola, quindi una minore differenza tra le due condizioni di predicibilità e anche una minore diminuzione dell'intensità di queste bande di frequenza prima della parola. Vi presento i risultati dei potenziali evento correlati dell'N400. Allora a sinistra potete vedere... Le, eh, le persone con balbuzie e a destra le persone fluenti. Sull'asse eh, delle x vedete il tempo e l'asse y rappresenta il voltaggio e la cosa importante da, da osservare è la differenza tra le condizioni eh, neutra e quella predicibile che rappresenta appunto l'effetto di predicibilità. Allora l'effetto è presente in, in entrambi i gruppi, quindi entrambi i gruppi eh, effettivamente... Eh, elaborano in un modo diverso la stessa parola quando è presentata in due contesti diversi, però la cosa cruciale è che è più negativa nelle persone fluenti rispetto alle persone con balbuzze, quindi l'effetto della predicibilità è minore nelle persone con balbuzze, proprio come avevamo ipotizzato. Qui presento invece eh, le analisi eh, dell'attività oscillatoria in alcune eh, regioni di interesse dove la differenza tra gruppi è risultata significativa. E per ogni grafico potete vedere in verde l'attività oscillatoria nel gruppo di fluenti e invece in arancione l'attività oscillatoria nel, nel gruppo di adulti con balbuzie. Come potete vedere, per i fluenti la direzione dell'effetto è quello che ci, ci si aspettava, quello che è presente in letteratura, cioè una diminuzione uh, dell'intensità a, a queste frequenze. Invece quello che abbiamo eh, osservato per adulti col bambuzie non solo non è un, una diminuzione della... Eh, una ridotta diminuzione di intensità, ma addirittura un, va nel verso opposto, cioè un aumento di intensità a queste frequenze. E questo effetto lo troviamo soprattutto in, in aree eh, che, con, che sono coinvolte nel controllo cognitivo, nella codifica fonologica e nel coordinamento delle sequenze fonologiche. Quindi alcune aree che sembrano essere chiave nella, nella patofisiologia della balbuzia. Quello che abbiamo fatto poi successivamente è stato eh, correlare l'effetto di N400 con eh, l'attività oscillatoria prima della parola per vedere se c'era una relazione tra, ehm, tra questi due tipi di misure e quindi vedere se c'era una convergenza ehm, nel, nel deficit della predizione e quello che abbiamo trovato è che in quest'area dell'emisfero destro che comprende anche eh, l'area la, motore supplementare, che è una delle aree chiave della Balbuzze. Troviamo una relazione positiva. Sull'asse X avete eh, l'effetto di N400 e valori più a destra, quindi meno negativi o più positivi, vuol dire un'efficienza un minore della predizione, e valori più positivi del, uh, dell'intensità vuol dire un'inibizione di quell'area. Uh, questa relazione positiva appunto ci fa vedere che c'è una relazione tra l'inibizione di quest'area e l'efficienza della predizione misurata tramite l'effetto di N400. Quindi quello che eh, misuriamo prima ha un effetto su, su quello che misuriamo dopo. Quindi la convergenza di, questi, eh, di queste differenti misure sembrano eh, confermare che effettivamente la predizione nelle persone con balbuzie è in qualche modo diversa, in qualche modo meno efficace. Questo risultato perché è importante? Allora è importante per eh, due motivi principali. Il primo è di carattere teorico e cioè appunto che eh, tradizionalmente compressione e produzione sono visti come domini separati, indipendenti. E i risultati di questo studio contribuiscono invece ad un, ad un approccio più recente, più integrato, appunto, che tende a comprendere come queste, queste due abilità del linguaggio umano sono, eh, sono interconnesse e come si influenzano a vicenda. Da un punto di vista più applicativo, invece, eh, può essere utile per quelle popolazioni cliniche che hanno un, un deficit sensoriale. E, ad esempio, le persone sorde con, con l'impianto cocleare hanno un, una difficoltà nella percezione e nella categorizzazione dei suoni, in particolare dei suoni linguistici che sono molto complessi, e quindi questo si rispecchia appunto in una difficoltà di comprensione. Se la produzione ha effettivamente un, un legame con la predizione durante la comprensione, eh, rafforzare questo, eh, questo legame potrebbe eh, potrebbe aprire delle, eh, degli approcci riabilitativi che possono essere affiancati a quelli più, più, più tradizionali e potrebbero appunto aiutare le persone sorde con impianto a, essere, a sfruttare di più la predizione e quindi a, ad aiutare la comprensione del parlato. Ringrazio la mia supervisor Francesca Peressotti e i miei collaboratori e ringrazio voi per l'attenzione. Grazie Simone. Tempo per qualche domanda. C'è un modo per... Sì, domanda. Ok. Io mi chiedevo se il deficit della... Balbuzzi, insomma, quello che causa la balbuzia, che origine ha? Cioè genetica piuttosto che ambientale? Hai anche una seconda domanda. Nel momento in cui magari ehm, tramite esercizi linguistici una persona recupera totalmente o comunque in parte l'abilità linguistica, poi eh, recupera anche l'abilità di ehm, prevedere ciò che l'altra persona sta per dire nel momento in cui ha quelle informazioni comunque. Allora, riguardo la prima domanda, ehm, una frazione eh, delle persone che presentano la balbuzie hanno effettivamente un, una causa genetica, ma la maggior parte dei casi in realtà non, non si sa esattamente qual è la causa, è, è appunto un disturbo multifattoriale e come detto anche prima, di solito sono molti i fattori che contribuiscono a, a un disturbo. Um, il deficit primario sembra appunto essere nello, nello sviluppo uh, di strutture uh, neurali, però la causa ultima è, è ignota, diciamo. Riguardo la seconda, la risposta è che non lo so, nel senso che eh, questo approccio è un po' più recente, e appunto capire come la produzione e la comprensione linguistica sono interconnesse, come si influenzano vicenda, è qualcosa di piuttosto recente, quindi ci sono molte cose che non si sanno. E quindi è interessante continuare su questo versante per capire appunto come si relazionano. Grazie. Ci sono dei modi per caratterizzare ancora di più questo deficit di predizione di cui tu parlavi a livello comportamentale in questa popolazione? A livello comportamentale... Ehm... Perché l'elettroencefalogramma le, è un modo un po' indiretto, diciamo sì. così. Eh. Allora, mh, un modo tradizionale è presentare delle violazioni, nel senso presentare una frase che può essere appunto eh, vincolante verso una parola oppure no, presentare una parola che può essere eh, congruente con, eh, con il contesto frasale che la precede oppure essere totalmente eh, incongruente. E chiedere al partecipante di eh, premere un pulsante quando eh, la parola è congruente, e un altro quando la parola è incongruente. Però questo appunto è un, è un approccio che si, utilizza, mh, si è utilizzato molto nel passato, però appunto introduce qualcosa che è meno naturale, cioè delle frasi che è quasi impossibile sentire nella, uh, nella vita di tutti i giorni. Quindi è un po' artefattuale, diciamo. Quello che volevamo fare era appunto utilizzare delle cose più naturali e non avere nemmeno un compito esplicito, quindi qualcosa di più naturale, appunto, un, 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 ascolto, uh, un, un ascolto puro senza un, un task da, da effettuare. Però sì, mh, sono assolutamente d'accordo che uh, registrare solamente le G durante un, un, un task passivo, diciamo, è assolutamente, sì. Di difficile interpretazione. Sì, 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 no. sì. Diciamo che comunque quei due correlati neurali che ho, che ho descritto sono. Mh, piuttosto consistenti in letteratura, quindi diciamo che c'è un certo grado di confidence riguardo a questo. Abbiamo una domanda da casa. Sì. Allora. Esistono balbuzienti muti, ossia balbuzienti con linguaggio dei segni? E se conoscono più lingue, balbettano in tutte? Allora, riguardo eh, la balbuzia multilingue, non lo so. Riguardo la balbuzia della lingua dei segni, sì. Non ne ho mai visti, però ho letto che sì, ci sono degli studi anche su balbuzie in lingua dei segni, sì. È possibile che il disturbo di predizione possa estendersi nelle persone affette da balbuzie e altri domini oltre a quello del linguaggio? Mm. La risposta onesta e non lo so. Potrebbe essere interessante studiarlo. Sì, questo sì. Nessun'altra domanda? Mi sembra che sia l'ora di una pausa, giusto? Grazie, eh, Simone. Eh... C'è pronto per noi uh, un coffee break al Pedrocchi uh, per una ventina di minuti e poi rientriamo in aula. Solo per chi torna qui. <ride> A dopo. <ride> Bene salve e ben ritrovati in questa seconda parte del primo pomeriggio della Brain Awareness Week, della settimana del cervello, in versione giovani, giovani ricercatori dell'Università di Padova che raccontano appunto delle loro ricerche. Spero per chi è in presenza che si sia rinvocillato abbastanza appunto col coffee break. Adesso riprendiamo con eh, la dottoressa Zaira ehm, Romeo del Dipartimento di Psicologia Generale che ci eh, diletterà con il ruolo degli emisferi cerebrali, asimmetria e specializzazione funzionale. Prego Zaira. Grazie per l'introduzione, grazie intanto a tutti per questo invito, sono molto contenta di essere qui oggi, grazie a voi presenti e un saluto anche a chi è a casa. Ecco, come potete intuire dal titolo della, della mia presentazione, oggi vi parlerò di quelli che sono i due emisferi cerebrali, in particolare di quelle che sono le similarità di questi due emisferi, ma anche quelle che sono le differenze. L'uomo, così come altre specie animali, eh, è dotato di questa struttura eh, straordinaria, il cervello, che è diviso in due grandi parti, l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. Sappiamo che i due emisferi sono ricchi di neuroni che comunicano continuamente tra di loro e entrambi accolgono quelli che sono i quattro eh, lobi. Quindi per lungo tempo i ricercatori si sono chiesti come mai abbiamo bisogno di due strutture, non bastava un unico grande emisfero eh, per poter funzionare al meglio. Quindi una delle prime domande è stata ma i due emisferi sono davvero uguali o ci sono delle, delle differenze? Nel corso degli anni, alcuni studi hanno dimostrato che in realtà eh, questi due emisferi non sono poi così speculari come potrebbe sembrare a un primo sguardo. Infatti, diversi studi condotti sia su cervelli post mortem, quindi durante un'autopsia, ma anche con varie tecniche di, di neuroimmagine hanno mostrato che esistono delle chiare differenze, ad esempio per quanto riguarda l'anatomia di alcune regioni. Infatti, alcune aree cerebrali nell'emisfero di sinistra presentano un volume più grande rispetto a quelle che si trovano nell'emisfero di destra. Inoltre un'altra caratteristica che è emersa da questi studi è che i due emisferi cerebrali hanno un'organizzazione diversa per quanto riguarda le fibre nervose che connettono le varie aree. Tutte queste scoperte hanno anche portato alla domanda ma questi due emisferi hanno ruoli diversi e quali sono e per quale motivo si sono distinti l'uno dall'altro. Al giorno d'oggi eh, c'è una forte concordanza nel pensare che l'emisfero destro sia quello che più di tutti domini per quanto riguarda i processi attentivi e i processi viso-spaziali, in particolare la nostra abilità di muoverci nello spazio, di navigare, di percepire degli stimoli che si trovano in particolari punti del nostro campo visivo. Al contrario invece l'emisfero sinistro ha un ruolo davvero speciale perché è quello che sembra essere deputato alla produzione e alla comprensione linguistica. Tutte queste scoperte vengono da casi clinici, quindi da casi di pazienti che a seguito di un ictus cerebrale di una lesione riportavano sintomi molto specifici. Quindi quello che è stato osservato è che solitamente una lesione nelle zone parietali dell'emisfero destro comportava un deficit viso-spaziale. Quindi questi pazienti, eh, se gli si chiedeva di fare un task come quello che vedete eh, nell'immagine, quindi di barrare eh, le linette, riusciva a identificare soltanto gli stimoli nel lato di sinistra, mentre quelli di destra, scusate, mentre quelli di sinistra no. Al contrario delle lesioni nell'emisfero di sinistra, in particolare nelle regioni temporali, comportava dei deficit di linguaggio. Quindi molto spesso pazienti con determinate lesioni nell'emisfero sinistro mostrano deficit nel produrre o nel comprendere il, il linguaggio. Tuttavia lo studio delle differenze emisferiche abbraccia diversi domini, quindi non soltanto il linguaggio per l'emisfero sinistro o l'attenzione per l'emisfero destro. Diverse ricerche hanno proprio indagato le asimmetrie emisferiche anche nei processi eh, che riguardano l'elaborazione delle informazioni visive, l'abilità di movimento, la capacità dei due emisferi di comprendere eh, le, le diverse emozioni, così come differenze nella memoria, oppure nell'invecchiamento, o come marcatore in alcune patologie cliniche, come ad esempio la depressione. Adesso però vorrei spendere qualche parola sul linguaggio, che forse è la funzione che più di tutti predilige un emisfero piuttosto che l'altro. Infatti il linguaggio, da diversi studi, sembra essere localizzato e coinvolgere soprattutto un circuito che si trova nell'emisfero di sinistra, che anche Simone precedentemente ci ha mostrato. E ognuna di queste regioni contribuisce proprio alla, al funzionamento e alla qualità della, del nostro linguaggio. Ad esempio, la famosa area di Broca è importantissima per la produzione del linguaggio, così come altre aree sono invece deputate alla comprensione. Un altro dato molto interessante che viene proprio da ricerche recenti è che anche quando siamo in una condizione di riposo, quindi non stiamo facendo alcun compito, si attivano comunque gli stessi circuiti che utilizziamo durante i compiti. Quindi è stato scoperto che il circuito, il network del linguaggio si attiva anche in una fase di riposo e come diceva precedentemente Lorenzo questo è anche un indice di quanto poi saremo bravi nel, nello specifico compito e nel nostro caso il linguaggio appunto. Sembrerebbe quindi che l'essere specializzati, ovvero avere dei centri che si sono specializzati, che hanno dei particolari ruoli, ci rende efficienti. Cioè, grazie al fatto che il nostro linguaggio sia lateralizzato a sinistra, la nostra performance a livello linguistico funziona bene. Però esistono dei casi in cui queste asimmetrie emisferiche non vengono rispettate. E come potete immaginare, questa mancata asimmetria, questa mancata lateralizzazione può comportare alcuni disturbi. In particolare, oggi vi parlerò del caso di alcune malattie psichiatriche e partirò dalla, dalla schizofrenia. La schizofrenia è un gravissimo disturbo che si caratterizza per una varietà di sintomi che vanno dalle allucinazioni ai deliri, a un pensiero e l'occhio disorganizzato, così come un deficit nella comprensione e nell'espressione delle emozioni. Questo disturbo ha una fortissima componente genetica. Sappiamo infatti che è altamente ereditabile e avere un familiare aumenta la probabilità di ricevere la diagnosi. La probabilità aumenta tantissimo in caso di gemelli omozigoti. Tuttavia, al tempo stesso, eh, questo disturbo si associa a una ridotta fertilità. Questo perché l'esordio avviene proprio in una fascia d'età che va dai 17 ai 30 anni, che è quella solitamente più favorevole alla riproduzione. Inoltre i gravi disturbi che, questa, che la schizofrenia comporta molto spesso eh, rendono queste persone sole, difficilmente trovano un, un compagno o una compagna e quindi fanno una famiglia. Nonostante ciò, eh, la cosa strana è che questo disturbo continua a essere ben rappresentato nella, nella popolazione. Circa l'1% della popolazione riceve diagnosi di schizofrenia. E a quanto pare questo è indipendente dal fatto che le persone abbiano un uh, dato livello di istruzione, non dipende dallo stato socio-economico né tantomeno dall'etnia o dalle aree geografiche. E quindi nata il cosiddetto paradosso della schizofrenia, cioè i ricercatori si sono chiesti ma com'è possibile che una componente genetica che trascina dietro di sé un così importante svantaggio biologico non è stato eliminato dai processi evolutivi? Non abbiamo ancora risposto a questa domanda, tuttavia qualcuno ha provato uh, a farlo e ha usato uh, appunto la lateralizzazione emisferica per farlo. Infatti, lo studio Socro ha proposto che la schizofrenia deriva da una componente specie specifica che appartiene solo alla specie umana, ovvero il linguaggio. Quindi l'evoluzione ci ha permesso di distinguerci da tutte le altre specie proprio perché abbiamo sviluppato il linguaggio e come abbiamo visto precedentemente il linguaggio si lateralizza nell'emisfero di sinistra. Secondo questa ipotesi la schizofrenia avviene quando vi è un fallimento di questo processo di lateralizzazione del linguaggio nell'emisfero di sinistra e questo permetterebbe di spiegare uno dei sintomi più caratteristici di questo disturbo, ovvero le allucinazioni. Secondo Crow, le allucinazioni avrebbero luogo a causa del fallimento di un emisfero nell'imporsi nell'altro. Quindi, quello che succede è che un pensiero che viene generato non viene più correttamente attribuito a se stesso oppure all'esterno e questo darebbe luogo a allucinazioni di tipo uditivo. Alcune ricerche hanno provato a testare, a validare questa, questa ipotesi. E ad esempio, in questo studio condotto dal gruppo del professore Angrilli, sono stati eh, testati un gruppo di pazienti schizofrenici e un gruppo di soggetti di controllo attraverso un elettroencefalogramma. Quindi, ai partecipanti è stata posta una cuffia con sopra degli elettrodi che misuravano l'attività eh, sotto lo scalpo. I partecipanti durante la registrazione dovevano svolgere tre compiti, tutti di tipo linguistico. Nel primo caso dovevano associare una parola a un'immagine, cioè dire se erano corrispondenti. Nel secondo caso, invece, il compito era di tipo fonologico, quindi dovevano giudicare se due parole erano in rima oppure no. Nel terzo, invece, dovevano dire se due parole erano collegate a livello semantico oppure no. I risultati hanno mostrato. Un chiaro deficit a livello della componente fonologica del linguaggio. In questa immagine vedete rappresentata l'attività corticale, più o meno l'orientamento è quello che vedete nell'immagine centrale, e in questo caso il blu indica una maggiore attivazione, al contrario il rosso una maggiore inibizione. Quindi quello che hanno osservato è che nei controlli il lato sinistro, in particolare le, le aree frontali, erano più attive durante il compito fonologico, al contrario questo non avveniva nei pazienti schizofrenici, mentre non emergevano particolari differenze negli altri due compiti. Sembra quindi che nei compiti di tipo fonologico i pazienti schizofrenici non attivino i classici circuiti localizzati nelle regioni frontali sinistre. Altri studi hanno cercato invece di uh, capire se proprio a livello strutturale anatomico la schizofrenia avesse dei particolari correlati. Quindi, recenti studi hanno indagato la struttura del cervello di pazienti schizofrenici attraverso l'acquisizione di immagini di risonanza magnetica, tuttavia i risultati erano un po' eterogenei. Eh, spesso venivano trovate ehm, riduzione di aree nell'emisfero sinistra, altre volte nell'emisfero di destra, spesso nel linguaggio, ma a volte anche in aree che riguardavano ehm, l'elaborazione delle emozioni. Quindi recentemente abbiamo svolto una metanalisi, quindi abbiamo raccolto e rianalizzato tutti i dati scientifici pubblicati sino ad oggi su pazienti schizofrenici che avevano svolto una risonanza magnetica. Però il nostro intento era quello di andare a identificare il correlato del sintomo, forse più grave, della schizofrenia, ovvero le allucinazioni. Quindi abbiamo anche raccolto dati di partecipanti che, oltre alla risonanza magnetica, avevano anche svolto una valutazione della presenza e della gravità dell'allucinazione. Vi mostro adesso i risultati. I nostri dati mostrano che, in generale, avere una riduzione di, di delle aree che sono emerse che si trovano tutte nell'emisfero di sinistra aumenta la gravità della dell'allucinazione. Quindi in particolare le aree che sono risultate ridotte nel gruppo di schizofrenici che abbiamo appunto analizzato, che sono 832, mostravano una riduzione della materia grigia all'interno del giro temporale superiore e dell'insula. Questo risultato è molto interessante perché il giro temporale superiore Comunque è molto importante per quanto riguarda processi uditivi, ma anche fonetici e semantici del linguaggio. E l'insula, che ha tantissimi ruoli, ma la parte posteriore è soprattutto molto... Ehm, responsabile di quella che è l'elaborazione di informazioni uditive e visive, ma anche della discriminazione delle esperienze sensoriali che provengono dall'interno o dall'esterno. Quindi questi dati sembrano andare nella direzione dell'ipotesi di Crow, ovvero che avere un deficit, quindi una riduzione di volume in queste specifiche aree che si trovano all'interno dei circuiti dei linguaggi, aumentano la gravità delle, delle allucinazioni. Tuttavia, ehm, recentemente ehm, è stata proposta una nuova ipotesi. Si parla del cosiddetto continuum all'interno delle malattie psichiatriche. Alcuni ricercatori hanno quindi proposto che esista una componente genetica comune, uno svantaggio comune, che vada dalla schizofrenia al disturbo bipolare e alla depressione. Questa ipotesi è nata da diversi studi di neuroimmagine che hanno mostrato alcuni... Deficit comuni, quindi alterazioni in simili circuiti, in simili aree. E un altro dato che appunto ha fatto nascere questa ipotesi, è che, ad esempio, i pazienti bipolari, quando si trovano nella fase maniacale, possono comunque manifestare alcuni sintomi psicotici come le allucinazioni. Al tempo stesso gli schizofrenici tendono ad avere queste voci che commentano e avere anche dei momenti di chiusura, di evolia. Al tempo stesso nella depressione i pazienti tendono comunque a rimurginare spesso e quindi si è cercato di capire se ci potesse essere un qualche legame tra questi disturbi. Adesso vi mostrerò due, due risultati in cui abbiamo provato a eh, testare questa ipotesi dell'alterata simmetria del linguaggio in entrambe queste popolazioni. In questo studio abbiamo reclutato 18 pazienti con disturbo bipolare e 16 controlli sani. Tutti i partecipanti hanno svolto una sessione di risonanza magnetica in cui abbiamo registrato l'attività del cervello in una condizione di riposo. In questo caso abbiamo proprio analizzato il network del linguaggio durante una condizione di riposo. I nostri risultati hanno mostrato che i controlli che vedete rappresentati in alto hanno un network del linguaggio totalmente lateralizzato a sinistra, quindi così come avviene in tutti gli studi, è avvenuto in tutti gli studi precedenti. Al contrario, nei, nei pazienti bipolari emerge anche l'attivazione di un'area che si trova nell'emisfero di destra, che omologa comunque a delle regioni che sono molto importanti per i processi linguistici. E in generale abbiamo anche confrontato l'attività di questi due network. Tra di questi network nei controlli e nei pazienti bipolari, e nei pazienti bipolari abbiamo effettivamente trovato una minore attivazione. Abbiamo inoltre correlato l'attività di questa rete ai sintomi. E quello che abbiamo scoperto è che l'attività del network del linguaggio in condizione di riposo correla positivamente con i sintomi maniacali e negativamente con i sintomi depressivi. Infine, nell'ultimo studio che vi presento. Abbiamo testato questa ipotesi della simmetria anche in un gruppo di depressi. In questo caso abbiamo utilizzato un elettroencefalogramma. I compiti che i partecipanti svolgevano erano simili a quelli che vi ho descritto prima, quindi un compito fonologico di decisione di rima o un compito semantico. E anche in questo caso i risultati mostrano che mentre nei controlli si attiva il classico circuito, le classiche aree lateralizzate nella parte frontale sinistra, nei pazienti depressi questo non avviene. In particolare l'attività a sinistra è molto ridotta e i pazienti depressi sembrano anche reclutare delle zone che si trovano nell'emisfero di, di destra. Quindi in conclusione, sebbene sappiamo che gli emisferi comunichino tantissimo e hanno bisogno di scambiarsi informazioni, dal punto di vista strutturale sono emerse delle differenze e alcune funzioni prediligono un emisfero piuttosto che l'altro. Inoltre, lo studio delle asimmetrie emisferiche può darci informazioni molto importanti per quanto riguarda il modo in cui il cervello si organizza ad esempio nelle malattie psichiatriche. E infine, un'alterata lateralizzazione del linguaggio sembra essere un marcatore comune condiviso da vari disturbi psichiatrici come la schizofrenia, il disturbo bipolare e la depressione. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questi lavori. Domande? Salve, eh, volevo chiedere, eh, perché avete scelto di usare la tecnica delle G per studiare la realizzazione Perché comunque ha una risoluzione spaziale molto bassa e c'è una dispersione del segnale sullo scalpo abbastanza. Insomma, Ok, grazie per la domanda. Allora, sicuramente il, il primissimo studio nel quale io non facevo parte è ormai di quasi 15 anni fa, quindi nel caso dei depressi abbiamo provato a replicare esattamente la stessa tecnica. Abbiamo comunque acquisito dati anche in risonanza magnetica, ad esempio nel caso dei bipolari e in questa occasione non ho mostrato i risultati, ma ovviamente abbiamo raccolto dati anche durante un compito vero e proprio, quindi il prossimo passo sarà quello di analizzare anche quel, quel tipo di dato. Faccio io una domanda nel frattempo. Qual è la, secondo te, la spinta evolutiva che ci ha portato a sviluppare una asimmetria così marcata? Ok, <ride> grazie per la domanda che è tanto affascinante quanto difficile. Non so se esiste una risposta né se ne esiste una sola, però qualcuno ha tentato di dare una spiegazione. Eh, una delle ipotesi che mi convince anche abbastanza... È una questione di efficienza, cioè eh, per alcune funzioni il fatto di non dover scambiare continuamente informazioni da un emisfero all'altro ci rende più veloci e più efficienti nel produrre un dato comportamento. Quindi alcuni compiti eh, si sono specializzati in determinate aree, altri sostengono che è una questione di multitasking, il fatto di poter utilizzare al tempo stesso regioni di due emisferi ci permette di fare più compiti nello stesso momento. Quindi queste sono due possibilità. Perché proprio il linguaggio a sinistra non lo so, però una delle ipotesi è che questo dipenda dal fatto che la maggior parte della popolazione è destrimane. Quindi l'evoluzione ha in qualche modo selezionato la dominanza manuale nell'emisfero di destra e questo ci ha portato a poi sviluppare una lateralizzazione nell'emisfero di, di sinistra per il linguaggio. Domanda da Web. Allora, l'ipotesi della lateralizzazione può spiegare le allucinazioni da assunzione di sostanze stupefacenti? Oddio. Ecco, questa è una domanda difficile. Ehm... Non ne sono convinta, nel senso che nel caso della, della schizofrenia è un disturbo graduale, nel senso che è qualcosa che nel tempo porta a questa mancata lateralizzazione, ma entrano in gioco anche una serie di eh, alterazioni a livello di neurotrasmettitori, e geni e tanto altro. Quindi non saprei rispondere, però non so se l'idea di Crowe è spiegare anche quel tipo di, di allucinazione o invece coinvolga una popolazione ben specifica. Abbiamo ancora tempo per qualche domanda, se ce ne sono. Ne invento una io, visto che se siamo vuoi. in anticipo. C'è un modello ehm, che prevede che sintomi positivi, quali appunto produttivi, quali le allucinazioni, i deliri e quant'altro a livello psichiatrico, eh, siano dovuti alla combinazione di vari ingredienti, uno dei quali è il fatto che eh, aree diciamo eh, percettive posteriori eh, siano magari iperattive, e l'altro è il fatto che ci siano centri, soprattutto nella corteccia prefrontale che non riescono a lavorare bene nella loro capacità di fare un'analisi una di realtà, un reality check, quindi una plausibilità che quello che viene dalle aree posteriori sia effettivamente dovuto a ciò che succede nel mondo esterno piuttosto che a ciò che invece viene prodotto intrinsecamente in quelle aree posteriori percettive. E queste aree prefrontali eh, sembrano maggiormente essere localizzate. A destra. Ora, questo modello quindi è leggermente in contrasto con eh, i, i vostri dati no? eh, su asimmetrie che voi osservate quasi esclusivamente a sinistra sotto vari punti di vista, elettroencefalografico eccetera. Eh, era solo un, così una, più, un commento, domanda, più che altro perché. Okay. No, grazie, sì. molto interessante. Il punto è che non esiste una sola teoria, cioè appunto, come, come dici tu, le alterazioni sono varie e a vari livelli. Quindi, dal mio punto di vista, non c'è un solo modello che può spiegare una, una malattia co così complessa, e probabilmente è un'interazione di, di fattori. Magari in, indaghiamo anche la parte destra che forse ci, 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 ci si trova anche qualcosa anche lì a livello forse di connettività. Sì, sì, ma mi piacerebbe anche non soltanto indagare l'Internetwork, ma andare a vedere anche il linguaggio stesso che connessioni ha con gli mm -hmm. altri. Abbiamo trovato anche delle alterazioni nel caso dei, dei bipolari, ma non era questo il focus nel default mode network, eh, quindi sì, no, non è solo il linguaggio la spiegazione. Perfetto, grazie mille. Ci sono altre domande? No? E quindi ringraziamo Zaira per la sua presentazione. Nel frattempo si prepara Stefano Varani del Dipartimento di Scienze Biomediche che ci parlerà del sentire coi baffi le vibrisse del topo come modello per la percezione. Somato sensoriale, mi raccomando eh, la condivisione schermo. Controlliamo sì. che sia attiva. Uh, allora, condividi le slide. Ok, dovrebbe essere questa. Sì. No, no. Scusate, eh, non sono pratico. Eh, sì. Aspetta, però non vedo la mia. No, perché queste sono quelle passate. Se sì, vado sul desktop, riesco a fare questo? No? Sì, ma forse sì, fai, fai eh, modalità presentazione. No? Dovrebbe andare. Con, Controlla che vada. Se no tolgo tutte le altre presentazioni aperte. Sì, sì, no, ma è possibile che va, guarda. Va bene anche così. Ok. No, 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 vai, vai, vai. No, vai, Vai dove eri. Sì, sì, sì. No, volevo togliere le altre presentazioni. Perché se no... Eccolo lì. Questa qua. Benissimo. Okay. Bello della diretta. Sì, scusate, no, è che mi faceva vedere le altre presentazioni. Perfetto. Ok, posso iniziare? Prego. Grazie. Ok. Allora, intanto vorrei fare una breve introduzione. Io sono Stefano Morani, sono un biologo molecolare che durante il suo dottorato in neuroscienze si è dedicato allo studio dei circuiti corticali tramite tecniche di elettrofisiologia. Queste tecniche ci permettono di eh, studiare il cervello sia a livello di popolazione che a livello di singola cellula. Infatti i neuroni sono delle cellule elettricamente attive e quando si attivano o in gergo diciamo sparano, eh, si può registrare una eh, differenza di potenziale. E da circa un anno eh, sono membro del laboratorio del professor Caleo. Che si occupa di tre temi. Il principale è la plasticità neuronale in e gli effetti protocolli di riabilitazione, che è stato oggetto della Brain Awareness Week dello scorso anno. Quindi potete andarvi a guardare la registrazione. Mentre oggi parlerò de, anche dei meccanismi di azione delle neurotossine, dei batteri del genere Costidium. E poi abbiamo l'ultimo tema, che è interazione birelezionale tra le cellule di glioma e i neuroni peritumorali però oggi cercherò di farvi una panoramica del sistema delle vibrisse o baffi del topo e della sua importanza, quindi perché andiamo a usare i topi e quali metodologie possiamo utilizzare e questo mi permetterà anche di parlare brevemente del mio lavoro di dottorato e poi invece vorrei parlare di un progetto che ho in mente di fare qua a Padova nel futuro, quindi di unire l'interesse per le tossine botuliniche con il sistema delle vibrisse. Quindi la percezione sensoriale ci permette di creare eh, una, una rappresentazione dell'ambiente esterno e di eh, interagire con essa e possiamo individuare due processi eh, principali. La prima è la codifica sensoriale, in cui eh, quando noi eh, cerchiamo di ricreare eh, la, una rappresentazione degli stimoli interni, eh, esterni. Scusate. Ad esempio, quando ci vengono dati due stimoli, qua abbiamo due eh, barre di colore diverso, ognuno di queste eh, barre verrà rappresentato, quindi codificato, con eh, un'attività neuronale che sarà specifica per lo stimolo. E il secondo eh, processo fondamentale è la decodifica dell'informazione, in cui noi eh, utilizziamo quindi eh, questa eh, attività neuronale che difende lo stimolo per compiere una scelta appropriata. In questo esempio abbiamo un topo a cui vengono rappresentate due barre e deve scegliere se andare a destra o a sinistra per ottenere una ricompensa. Ora, tra i sensi che sono disponibili eh, all'uomo c'è il sistema somatosensoriale che eh, praticamente eh, nasce dall'interazione del nostro corpo con l'ambiente esterno e ci permette di sentire la temperatura, il dolore, la posizione del nostro corpo nello spazio, ma soprattutto il senso del tatto. E come vedete da questa figura no? possiamo avere un'idea eh, un dell'ambiente esterno semplicemente passando le dita su una superficie. E questo è possibile grazie a dei meccanocettori, che sono dei recettori eh, specializzati che sono posti al termine di, degli, dei neuroni primari e che innervano la pelle. Quindi eh, questi recettori quello che fanno, è, eh, fanno sì che eh, una forza meccanica, quindi sulla pelle, eh, attivi i neuroni e quindi venga tradotta in un segnale elettrico. E questo segnale elettrico poi dalla cute verrà trasportato fino alla corteccia. Ora, perché usare i topi? Beh, I topi sono animali eh, crepuscolari che vivono in tunnel e in questo ambiente che è stretto e buio la vista perde un po' eh, la sua importanza, mentre magari è importante riuscire a sentire le vibrazioni oppure la grandezza di un conicolo in maniera tattile. E I topi usano le vibrisse, che non sono altro che dei baffi eh, su, presenti sul muso dell'animale, come una specie di radar a corto raggio per sondare l'ambiente immediatamente vicino al muso. E nel muso dell'animale sono disposti eh, in righe e colonne, quindi ben organizzati, e questa organizzazione si ritrova anche in corteccia con delle strutture che eh, in pratica ricevono l'informazione principalmente da un singolo baffo. E questo eh, ci semplifica molto eh, lo studio di questo sistema proprio perché possiamo focalizzarci su un'area molto precisa e delimitata. Ora poi usiamo i buffi e i topi, scusate, proprio perché hanno anche questa capacità di sentire quei buffi. E quindi possiamo eh, insegnarli a svolgere diversi compiti, come ad esempio la localizzazione degli oggetti o la navigazione spaziale. Qui ad esempio abbiamo uh, un topo che deve decidere se il buco è abbastanza stretto per lui per permettere uh, il passaggio, oppure uh, la, qua, la posizione dei due oggetti in modo che lui riesca a capire se può passare. E mentre gli facciamo fare questi compiti, noi possiamo andare a registrare l'attività dei neuroni con le tecniche di atrofisiologia e quindi come avviene la codifica dell'interazione del baffo con l'ambiente esterno. Ma come facciamo a osservare eh, in maniera efficiente l'interazione di baffi con, con l'ambiente? Beh, una possibilità è quella proprio di utilizzare eh, l'intelligenza artificiale per tracciare baffi e la loro interazione con gli oggetti in maniera estremamente precisa, come potete vedere in queste immagini. Ora, eh, tutto quello che vi ho mostrato in realtà eh, si limita, diciamo, in qualche maniera a un'osservazione passiva, dell'interazione e della sensazione eh, tattile, ma noi possiamo anche andare a intervenire in maniera attiva nella percezione tramite delle tecniche come per esempio l'optogenetica. Questa tecnica permette di eh, attivare i neuroni tramite delle proteine che si chiamano opsine, che eh, rispondono a una lunghezza d'onda della luce ben precisa. Quindi se noi riusciamo a far esprimere queste proteine sulla superficie dei neuroni, che eh, sono responsabili della percezione sensoriale, semplicemente andando a illuminare questi neuroni riusciamo ad andare a modificarne la loro attività. E Quindi andando un pochino più eh, specifico nel sistema dei baffi, dobbiamo dire che i roditori sono in grado di eh, discriminare diverse proprietà della deflessione del baffo, come intanto il baffo che entra in contatto con l'oggetto, ma anche la frequenza, l'ampiezza d'accelerazione e la direzione della flessione. E questo gli permette, come dicevo prima, di avere una rappresentazione estremamente puntuale degli oggetti esterni. E come vedete, qua poi questa informazione eh, dal, dal Buff, appunto, viene eh, inviata a diverse eh, stazioni, e ognuna di queste partecipa, appunto, a questa formazione del coding, quindi della codifica dell'ambiente esterno. Come potete vedere, poi questo è tutto il cervello degli animali e l'area che è responsabile per la, diciamo, la percezione tattile nei baffi, ne comprende una grande parte. Proprio a indicare che per i roditori questa è una funzione estremamente importante. E poi qua, Potete anche vedere la, i diversi strati in cui la corteccia è divisa. Infatti, non so se lo sapete, ma nella corteccia esistono sei strati e ognuno di questi strati ha un compito ben preciso. Quindi, come eh, si processa l'informazione sensoriale in corteccia? Beh, eh, Se andiamo a prendere la colonna corticale, che non è altro che una specie di cilindro che comprende questi sei strati, eh, questo è considerato il modello base del processamento. E è stato proposto un modello che si chiama il modello canonico eh, per spiegare come appunto questa eh, informazione venga eh, processata. E si chiama modello canonico perché pensiamo che questo avvenga in tutte le aree sensorali, quindi anche nella vista, nell'udito o appunto nel tatto. Quindi l'informazione che viene dal talamo entra in corteccia a livello dello strato 4 e il compito di questo strato è quello di eh, amplificare e, proce e processare l'informazione. Poi eh, manda eh, diciamo, l'informazione risultante agli strati superficiali, eh, lo strato 2 e lo strato 3. Questi strati sono una specie di centro nevralgico della corteccia, dove eh, l'informazione del tocco del baffo viene integrata con l'informazione eh, intanto dei baffi eh, eh, intorno, ma anche con altre aree, come ad esempio l'area motoria. E, e viene appunto eh, sommata all'attività spontanea. Qua per cercare di fare un esempio possiamo pensare che l'attenzione eh, modula la capacità di sentire eh, gli oggetti, ad esempio se noi siamo focalizzati su qualcosa riusciamo a distinguere ogni piccolo particolare, se invece siamo distratti queste cose un po' le perdiamo. Quando poi eh, appunto l'informazione viene integrata con tutto eh, il resto, degli input eh, che sono stati forniti al topo, il eh, diciamo, layer 2-3 manda eh, l'input agli strati profondi, che sono lo strato 5 e lo strato 6. Il loro compito è quello di diffondere l'informazione in altri strati della corteccia o eh, in strati sottocorticali, quindi a mandare via l'informazione, è un out output. Eh, proprio su questo uh, modello canonico eh, che vi vorrei parlare molto brevemente di un lavoro che è stato pubblicato lo scorso anno e che è stato frutto del, del tempo che ho passato all'Istituto all Italiano di Tecnologia. Infatti, eh, io vi ho detto che esiste un'attivazione sequenziale degli strati della corteccia ma questo in realtà eh, sembra che non sia esattamente così e infatti si stanno aggiungendo lavori che mettono un po' a discussione questa via canonica, promuovendo uno schema un pochino più complesso. Come ad esempio questo lavoro che ci dice che gli strati profondi, che erano il punto di uscita dell'informazione, in realtà vengono attivati direttamente dal talamo, quindi dal punto d'ingresso. Di quindi eh, noi abbiamo ipotizzato che esistesse più di una via che porta l'informazione agli strati superficiali. E quindi ho cercato di focalizzarmi sul contributo dello strato 4. Perché se è vero il, la via canonica, se io riuscissi a bloccare lo strato 4, non dovrei avere più l'informazione negli strati superficiali. Ma se io invece, quando stimolo buffo, continuo ad avere una risposta in questi strati superficiali, vuol dire che deve esistere una via eh, complementare. E allora, come ho fatto a bloccare lo strato 4? Se vi ricordate, eh, con l'optogenetica è proprio possibile modulare l'attività dei neuroni. E quindi io sono stato in grado di eh, far esprimere ai, alle cellule dello strato 4 un'opsina inibitoria. E questo cosa implica? Implica che quando in questi topi io illumino con luce gialla, lo strato 4 viene completamente bloccato. Mentre quando la luce è spenta, eh, diciamo, lo strato 4 è, mm, riesce a comportarsi in maniera normale. E, e inoltre sono andato a registrare con le tecniche di elettrofisiologia la risposta degli strati 2 e 3 mentre eh, stimolavo un buffo del topo. E come potete vedere da questa traccia qua, eh, la traccia nera, questa indica la stimolazione del buffo, e vedete che c'è una risposta. Quando poi la stimolazione del buffo viene accoppiata con il blocco optogenetico dello strato 4, c'è sicuramente una riduzione significativa della risposta, che forse potete vedere qua nella traccia verde. Ma comunque c'è una parte, la parte eh, più veloce, che eh, rimane, che sopravvive a questa inibizione. E questo ci fa dire che effettivamente eh, il, la via canonica non è l'unico eh, pathway che eh, dà l'informazione alle stelle superficiali e che quindi dovremmo un po' un attimo studiare meglio e rivedere un po' questo modello. Poi abbiamo pensato, beh, ma se lo strato 4 non trasmette tutta l'informazione ma solo una parte, che tipo di informazione può portare? Abbiamo pensato alle direzioni. Come vi avevo detto prima, il sistema dei baffi è in grado di distinguere in che direzione un baffo viene mosso. E qua abbiamo un esempio di un baffo che viene mosso in diverse direzioni mentre si registra l'attività di un neurone. E come vedete... Questo, a questa direzione qua la risposta è poca, mentre magari a questa direzione qua c'è una grossa risposta. E quindi io quello che ho fatto è stato andare a ripetere lo stesso esperimento di prima, dove blocco lo strato 4 con l'optogenetica e registro gli strati superficiali. Stimolo il baffo, ma questa volta in quattro direzioni diverse, e in base all'ampiezza della risposta di questi neuroni. Ho diviso le direzioni in quattro ranghi, dalla preferita, che è quando le cellule rispondevano in maniera massima, alla non preferita, che è quando le cellule rispondevano in maniera minore. E quindi, qua all'inizio, vi prego di eh, focalizzarvi sulle tracce nere, per adesso, che sono quelle in cui il buffo viene stimolato in maniera di eh, controllo, quindi senza il blocco dello strato 4 e vedete che nella direzione preferita la cellula risponde tanto. Nella eh, direzione non preferita la cellula risponde molto meno. La cosa interessante è che se noi stimoliamo il buff e al contempo blocchiamo lo strato 4 vediamo che quando la cellula rispondeva tanto adesso la, ris la risposta è molto diminuita. Ma sorprendentemente quando la cellula risponde poco la sua risposta viene aumentata. E quindi abbiamo un effetto opposto. Quindi quello che succede è che eh, quando io blocco lo strato 4, anche se io eh, stimolo il buff in direzioni diverse, la risposta è praticamente la stessa. Ed infatti se noi si va a eh, calcolare l'indice di selettività per le direzioni delle cellule, che non è altro che un indice che ti dice quanto una cellula risponde in maniera diversa quando noi applichiamo diverse direzioni, eh, questo è estremamente diminuito. E questo cosa ci dice? Ci dice intanto che lo strato 4 modula la regolazione per la direzione delle strati superficiali e ci, diciamo, ci suggerisce che eh, lo strato 4 è importante per l'animale per riuscire a capire la direzione e quindi se noi andiamo a inefficiare la sua capacità di eh, capire la direzione, questo comporta anche che magari non riesca a, a capire, ad esempio, la forma degli oggetti. Adesso invece voglio parlarvi di eh, quello che mi piacerebbe fare nel futuro qua a Padova, sempre nel campo della percezione sensoriale dei baffi, ma unendo anche l'interesse del laboratorio per le tossine botuliniche. Allora, sappiamo che le tossine botuliniche bloccano, bloccano la comunicazione nervosa a livello delle giunzioni neuromuscolari. Quindi, quando noi iniettiamo il botulino in un muscolo, abbiamo la paralisi di questo muscolo e questo si chiama l'effetto periferico e l'azione delle botoline eh, è specifica, potente, ma è anche reversibile. E grazie al fatto che è estremamente efficace, ma anche sicura, viene usato sicuramente come il trattamento cosmetico, che voi tutti sapete, ma anche per il trattamento di diverse eh, patologie che sono caratterizzate da perattività dei terminali nervosi colinergici. E quindi, eh, oltre a questo effetto periferico, è noto anche esserci un effetto a livello eh, centrale, ma eh, come avvenga questo effetto del sistema centrale e cosa comporti è ancora un modello di studio. E io non sono assolutamente un esperto, e infatti, per questo mi, eh, diciamo, mi vantaggerò della collaborazione di Marco Pirazzini e Sandy Richter, che invece sulle tossine motolini che sono estremamente ferrate. E a noi ci interesserebbe appunto cercare di capire qual è questo effetto centrale delle tossine, perché ci potrebbe permettere, ad esempio, di utilizzare queste tossine in maniera migliore quando le andiamo a curare eh, diverse patologie. Noi ad esempio abbiamo ipotizzato che l'effetto centrale possa contribuire alla durata d'azione della tossina e ci è venuto in mente un, un modello per studiare questo effetto centrale che sarebbe in un animale e andiamo a iniettare il botolino sui muscoli del baffo e questo comporterà un effetto periferico e anche un effetto centrale. Poi successivamente vorremmo iniettare un'altra tossina che ha diciamo, l'unico scopo di rigenerare le giunzioni neuromuscolari e quindi bloccare l'effetto periferico e diciamo, ritornare alla condizione iniziale. In questo modo avremo solo l'effetto centrale. Quindi, se noi riusciamo ad essere in grado di isolare questo effetto centrale, poi possiamo studiarne eh, un po' il meccanismo. E per esempio abbiamo pensato di eh, vedere che effetto ha sull'attività spontanea. Quindi, come vi ho detto prima, magari usare dei software che ci permettano di eh, tracciare eh, le vibrisse del topo, ad esempio possiamo andare a calcolare l'angolo che eh, il baffo fa con il muso dell'animale nel tempo, e questo ci permette intanto di capire il, la quantità del movimento, ma anche la velocità e l'accelerazione, e vedere se effettivamente c'è un incremento o una riduzione della tempistica e del meccanismo d'azione della botulina, ma poi anche magari andare a vedere eh, l'effetto del botulino sull'attività evocata tramite l'autogenetica. Quindi, come prima, andiamo a iniettare il botulino e poi eh, quello che faremo è utilizzare una linea cellulare di topi che ha un'opsina, questa volta eccitatoria, quindi che quando noi illuminiamo la luce i neuroni si attivano e eh, vorremmo andare a illuminare l'area della corteccia che è responsabile del movimento dei baffi. Quindi in condizioni normali illuminiamo la luce il, e eh, il topo muove i baffi, vogliamo vedere cosa succede quando invece iniettiamo eh, la botulina e isoliamo l'effetto centrale. E, beh, con questo io ho finito, spero di essere rimasto nei tempi, e vorrei ringraziare il mio PI Matteo Caleo, i membri del laboratorio e i miei collaboratori, chiaramente voi per l'attenzione e gli organizzatori grazie stefano se ci sono domande curiosità dall'assemblea insomma immagino stefano sia contento di rispondere certamente eccolo volevo sapere questo eh, modello canonico che tu ci hai presentato vale anche nell'uomo. Per tutte le aree sensoriali eh, nell'uomo, eh, sì, sì, in tutti. Eh, gli esistono animali. Eh, difetti selettivi di quella leia, di quello strato 4 associati a certe patologie nell'uomo? Allora, che io sia a conoscenza, no, ma penso anche che sia abbastanza difficile studiare nell'uomo perché serve un livello di dettaglio abbastanza eh, alto. Che è un po' il motivo per cui siamo i topi, no? in cui riusciamo ad avere questo livello di dettaglio, perché magari con le tecniche che eh, vi hanno presentato i miei colleghi, come ad esempio la resistenza magnetica, siamo nell'ordine dei millimetri, che un layer, eh, insomma, non è facile riuscire ad avere questo livello di dettaglio. Mi chiedevo se ci fossero stati degli studi, hai ragione, nel senso che la risoluzione non può essere tale per cui si possa vedere un danno, un'alterazione una, un nel comportamento decisionale tipo quello del tuo topolino anche nell'uomo? Eh, no, nell'uomo no. Sappiamo che c'è una patologia nel topo per cui eh, diciamo non c'è un'organizzazione così strutturata di layer, eh, ma invece diciamo che la composizione delle percentuali di neuroni è un po' più randomica diciamo, e quello sembra che impatta sulla percezione sensoriale. Però è sempre sul topo. A mia conoscenza non ci sono nell'uomo, ma eh, magari mi sbaglio. Domanda dal web. Ne abbiamo tre questa volta. Ah bene. Che cosa succede all'organizzazione corticale quando i baffi si danneggiano? Allora, e non so quanto siete. Mh, Diciamo familiari con la mh, plasticità. Comunque, diciamo che eh, appunto la risposta breve è che esistono forme di plasticità per cui eh, c'è una riorganizzazione e magari aree che o i baffi restanti prendono, la, diciamo, si impossessano delle aree che erano dedicate ai baffi danneggiati, e, e quindi diciamo che si usa più eh, corteccia per eh, avere. Informazioni dalle restanti aree che non sono state danneggiate. Se poi c'è un danneggiamento completo, soprattutto nello sviluppo, ci sono anche magari l'area visiva o altre aree intorno che prendono il sopravvento. Ma anche i baffi degli altri animali servono alla stessa cosa, allora nei roditori tutti sì. E, mh, nei felini, ad esempio, mi viene in mente così: e, meno perché diciamo lì utilizzano principalmente la vista. Come noi, comunque anche i nostri baffi funzionano, nel senso che se li stimoliamo sentiamo qualcosa. E quello che è stato proposto è che, comunque, servano nel momento in cui magari stanno per mordere la fredda, cioè quando sono talmente vicini che l'apparato visivo ormai non serve più a niente, allora per sentire se sono davvero sul target, questo eh, li posso dare delle informazioni. E l'ultima da casa: come fanno i topi a capire la forma delle cose con i baffi? Eh, come dicevo prima, perché. Eh, Praticamente c'è un'attivazione diversa a seconda che il buffo, quando eh, diciamo colpisce un oggetto, eh, per esempio, mh, si può muovere in direzioni diverse. Se noi abbiamo un, non lo so, un cubo, ad esempio e Il buffo, quando verrà in contatto, sarà spostato verso eh, il, diciamo, la parte posteriore. Se noi avessimo una piramide, quindi con la punta verso l'alto, il buffo continuerà invece ad andare avanti, ma si sposterà anche verso l'alto. Quindi, diciamo che è un processo estremamente complesso. Come dicevo, ci sono diverse aree, ognuna partecipa, però per rassumere brevemente possiamo dire così: che già dalla direzione non riesce a capire l'oggetto. E poi anche quale buffo è in contatto in che momento. No, quindi magari sono i primi, dei baffi che vengono in contatto prima e con altri baffi che vengono in contatto dopo. Ho una curiosità io, che non ho fatto a meno di fare il collegamento con Munculus somatosensoriale, perché eh, il paragone appunto, è fortissimo e mi ha fatto unire in mente, ad esempio, gli studi di Hubel e Wiesel sulla corteccia visiva del gatto. Qual è ehm, il... Punto, ehm, scusatemi, sono perso con, eh, con la domanda che dovevo fare. <ride> Anche questo è il bello della diretta: Qual è, qu quanto è rappresentata eh, a livello neurale eh, tutto il sistema delle vibrisse rispetto eh, ad esempio alla vista o a altre parti del corpo? Sì, e... eh, vabbè, non riesco a farlo. Faccio sempre danni, consumo e me lo sto fermo. E, beh, avevo prima l'immagine che vi facevo vedere che in realtà appunto, le vibrisse sono estremamente rappresentate, prendono quasi tutta, cioè buona parte dell'area somatosensoriale e diciamo che comunque sia sì, l'area visiva è importante e diciamo come una misura spannometrica direi che la somatosensoriale è un pochino più grande, comprende comunque tutto il corpo e la visiva è un pochino più piccola diciamo. sì. Ovviamente specie specifico è molto legato al loro ambiente, giusto? Sì, esattamente. Quindi proprio per quello dicevo che oh, chiaramente se è una cosa importante ci saranno tanti neuroni che eh, diciamo sotterranno a quella funzione, se quella perde un po' di significato, eh, diciamo che chiaramente il cervello cerca di economizzare e quindi ridurre l'aria. Grazie Stefano, grazie a tutti gli altri presentatori di questa bellissima mezza maratona di divulgazione scientifica. Eh, domani abbiamo il secondo appuntamento. Intanto chiamo il eh, professor Raffaele De Caro, direttore eh, del Dipartimento di Neuroscienze, a chiudere la serata. Dipartimento di Neuroscienze, che è uno dei cinque dipartimenti insieme al Padova Neuroscience Center che organizza. Queste giornate di divulgazione scientifica. Prego, professore. Grazie, mi metto lì. Va bene, grazie. Buonasera, è un piacere vedere che passano gli anni e l'interesse rimane indipendentemente da quello che è il destino biologico dell'uomo che deve invecchiare. Allora, anche io ho avuto questi entusiasmi e mi ricollego direttamente all'ultima relazione. Nel 1990, che significa 32 anni fa, sono stato ammesso a un corso della Scuola Internazionale di Neuroscienze che si faceva a Praia, organizzato dalla FIDIA. Io sono medico e il mio interesse era l'anatomia dell'encefalo, perché il cervello è quella parte più alta... Non facciamo queste sottigliezze che noi chiediamo agli studenti di medicina e di altre cose. E con grande orgoglio uno dei 60 italiani ammessi andavo ad Abano dove c'erano la Rita Levi-Montalcini, Edelman e un altro premio Nobel che non mi ricordo. E parlarono di questo argomento che ci ha detto adesso dei baffi. E io dico, i baffi. Devo dire che era una persona che fu affascinante, era così affascinante. Il adesso ascoltandolo mi è venuto in mente il ricordo e uno si meraviglia che la memoria possa estrarre cose del passato che hanno avuto nella tua esistenza un momento soltanto fasico Vanderloos, non so se l'hai mai sentito nominare, che si suicidò prontamente per dare un senso di tranquillità alle ricerche e permettere che lui le potesse riprendere anni dopo, quindi se no tutto sarebbe stato fatto e lui va devo dire che io eh, torno un pochino al contesto in cui siamo il professor Antonino Vallesi è bravo oh, bravo bravo Tanto bravo da sopportare anche me. Io sono contento che non sia passato mai alle vie di fatto nei miei confronti. Ma eh, bravo, bravo. Nell'organizzazione, insieme alla professoressa Pizzo, le ho detto: chi me lo doveva dire, che per rivedere lei doveva venire qua, perché lei è fenomenale. Perché noi poi siamo di eh, una provenienza, eh, bene o male, l'ex facoltà di medicina e chirurgia che poi è passata con la riforma Gelmini e via. Eh, giornata molto interessante, io non ho potuto partecipare perché eh, ho avuto l'ispezione del Ministero della eh, Salute per il centro di donazione del corpo che noi abbiamo qui a Padova, nel quale riceviamo i donatori, prendiamo gli encefali e li studiamo. E eh, li studiamo creando una banca... Uh, di encefali a disposizione di tutti. Abbiamo avuto un'occasione o non più di tanto con il professor Valdesi. Eh, io provengo da una integrazione anatomia e fisiologia perché ho visto l'immagine di Matteo Caleo con il quale siamo in strettissimo rapporto per vari motivi, una persona alla quale io sono affezionatissimo e la stima nei suoi confronti è notevole. E eh, gli altri fisiologi che poi lavorano lì, Bassanelli, Megighian e via dicendo. Morfologia e fisiologia. Ma soprattutto, quando si va alla morfologia e alla fisiologia di una parte del nostro corpo, che è quella meno conosciuta, una materia che pensa, il fegato non pensa, si pensa che non pensi. Io non penso di essere parzialmente nel mio essere una milza, un intestino. Un polmone mi vedo come un'unità e eh, qui stiamo nella giornata di oggi. Guardando i punti che sono stati affrontati, direi che eh, sono tutti di un'attualità eh, notevole andando da aspetti che ci vedono nei laboratori, vi vedono nei laboratori e aspetti che sono traslazionali tra la ricerca di base. E la prospettiva di un'utilità pratica per il paziente, per quello che spesso è il destino di molti di noi, con l'invecchiamento e il cedimento di alcuni circuiti neurali, di alcuni sistemi e via. Io, eh, ripercorrendo i cinque argomenti ai quali, dei quali ho partecipato, solo a questo, dei baffi, fenomenale. Con le aree corticali, però devo dirvi che forse il baffo è una cosa, ma vicino al baffo ci sta anche il naso e l'olfato, che è il senso più antico. E il senso filogeneticamente è più antico, la sensibilità che, però, nell'uomo è rudimentale, perché noi siamo microsmatici e abbiamo perso molto del controllo dell'ambiente. Per cui il baffo è. Però, una cosa che emergeva anche dal discorso, forse. Nel roditore il baffo proprio ha quella specificità, in altri mammiferi i baffi non hanno, eh, forse si attenua, proprio. Ma i campi corticali eh, nei quali sono rappresentati eh, i sistemi recettoriali dei baffi sono fenomenali perché hanno una precisione di sviluppo. Non mi permetto perché il mio ricordo torna a 32 anni fa. Questo Van der Loos, che ritenne di farsi trovare impiccato in Svizzera, era un professore di anatomia. Devo dirvi, non aggiungo altro, io insegno anatomia, che è la morfologia del corpo umano. Devo dirvi che un grande fisiologo era così motivato nelle sue scoperte traslazionali che era terrorizzato, se non avesse scoperto niente, di doversi ridurre a fare il professore di anatomia. Per fortuna fece le sue scoperte di fisiologia, io non faccio il nome, passiamo a qualche... 150 anni fa e quindi non ha dovuto subire questa eh, condanna che vede in Padova dove l'anatomia è nata, eh, la ripetizione della punizione che tocca a professori di anatomia che insegnano morfologia. Devo dire che ho lavorato con qualcuno dei colleghi, eh, adesso non, non so se c'è qui che si occupa di midollo spinale, i neuroni del corno anteriore, possibilità rigenerative. Una cosa che è sorprendente è come molti di noi che lavorano e vivono in un laboratorio con una morfologia di un modello sperimentale che può essere di vario tipo, dal verme al pesce eh, al roditore, spesso ignora la specificità dell'anatomia del corpo umano in questi distretti. Per cui è stato molto bello il confronto eh, con questi colleghi e la possibilità di arricchirsi reciprocamente. Del resto, io sono andato con uno scienziato, forse voi... Eh, che si chiama Massimo Zeviani. Qualcuno di voi l'avrà sentito nominare. Io lo reputo uno scienziato vero perché lui studia mitocondri ed è rientrato da Cambridge per fare un centro dei mitocondri a Padova. Poi succederà. Cosa sono andato a fare? Mi ha chiamato per fargli l'autopsia di due maiali e siamo andati a fare l'autopsia per l'encefalo di questi maiali che poi avevano geneticamente questa malattia mitocondriale quindi erano preziosissimi indubbiamente ho simulato una familiarità partendo da un presupposto che qualsiasi encefalo è simile poi l'uomo e il maiale per certi versi hanno molte affinità e eh, è molto diverso invece perché nel maiale diversamente dall'uomo che ha i bulbi olfattivi, quei tratti olfattivi, e che se non stai attento all'autopsia non riesci a prelevarli perché si stacca il bulbo olfattivo e tu hai, e pensi che sia un nervo, invece il tratto olfattivo sono gli assoni prossimali dei neuroni del bulbo. Il, il maiale c'ha proprio come se fossero i lobi olfattivi, come molti altri animali macrosmatici, e quindi con questa passione morfologica del sottoscritto dell'autopsia. Ho fornito un servizio al collega che di quell'encefalo studierà sistemi eh, mitocondriali, catene respiratorie e via. Il, eh, per me l'entusiasmo c'è sempre. Il problema è quello di forse bisognerebbe avere più contatto con la chirurgia estetica per simulare non soltanto un entusiasmo nello stato d'animo, ma anche nella fisionomica estetica di presentazione interrelazionale. Spiace di aver perso questa terza. Parlare fluentemente aiuta ad anticipare cosa diranno gli altri. E questo però è anche un mezzo difensivo. Parlare sempre impedendo all'altro di dire la propria visione delle cose, per cui magari dopo entrerò in contatto con Simone Gastaldon per qualche approfondimento che è sempre. Sentite, noi siamo dipartimento di neuroscienze. Noi l'anatomia siamo l'unica disciplina di base perché tutte le altre sono applicative traslazionali, partendo da quella del professor Vallesi, la psicobiologia, alla neurologia, psichiatria, alla neurochirurgia e via dicendo. Però siamo contenti di un dialogo che fa la nostra disciplina abbastanza utile a servizio uh, di tutto. Noi abbiamo poi un corso, vero professor Vallesi, che è quello di Cognitive Neurosciences. Qualcuno di voi ha fatto Cognitive Neurosciences, eh, ha studiato, è una laurea eh, molto particolare che abbina anche questi aspetti morfologici. Io, professor Valdesi, non vorrei tediare gli interlocutori. Noi siamo a vostra disposizione, siamo in Via Gabelli, siamo una struttura grande e siamo un centro, il centro di riferimento per la donazione del corpo, quello storicamente più importante. Perché torniamo indietro, di 800 anni, qual è l'Ateneo. Ma la struttura nostra, dove stiamo in Via Gabelli, ha 100 anni ed è particolarmente bella. Per cui, professor Vallesi, si farà a breve protagonista di visite guidate che vi, vi renderanno orgogliosi di questo Ateneo in cui stiamo tutti quanti perché abbiamo voluto partecipare agli eventi celebrativi in qualche modo con qualcosa che nessuno si aspetterebbe soprattutto da chi dovrebbe rappresentare sistemi eh, borghesi di istituzione noi siamo abbastanza innovativi Professor Valdesi, spero di non aver deluso le tue aspettative, ma la giornata... Ass assolutamente la no. Eh, ringraziamo il professor De Caro per questo escursus aneddotico che mostra ancora una volta come le neuroscienze siano molto interattive in termini di discipline che toccano tramite appunto tutti i collegamenti e le collaborazioni di cui lui ha fatto menzione. Grazie a tutti per la serata. E ci vediamo per chi riesce domani, stessa ora, stesso posto, stesso coffee break. <ride> Al Pedrotti. Grazie. Thank awesome.